Iniziamo, direi, sì, se avete preso tutti posto. Io vi do il benvenuto a nome dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica a questo seminario odierno di approfondimento sull'impatto delle politiche di coesione. Il benvenuto ovviamente oltre che dall'Ufficio Valutazione Impatto vi arriva anche dall'intera amministrazione del Senato della Repubblica, compreso il segretario generale che si rincresce di non poter partecipare perché sono in corso i lavori in assemblea proprio sul disegno di legge cosiddetto concretezza, l'AS 920, come sapete anche collegato alla manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio. Si uniscono al benvenuto e ringraziamento il presidente Guido Pellegrini e anche il presidente Castelli che però intercorso un infortunio familiare per cui ha appena comunicato che sarà sostituito dal direttore generale dell'IFEL. Siamo organizzati così, io faccio una breve introduzione, la più sintetica possibile, il professore Pellegrini esporrà più nel dettaglio le principali risultanze del dossier, del lavoro, e poi a seguire la tavola rotonda coordinata da Carmine Fotina. Per chi non è potuto intervenire fisicamente, mi hanno riferito che comunque vi è la trasmissione sul canale YouTube del Senato della Repubblica e mi sembra anche su via audio su Radio Radicale. Fermo restando che IFEL si occuperà in particolare poi della pubblicazione degli atti per gli interessati. Alcune slide illustrative, io approfitto dell'occasione diciamo così, per inserire anche, contestualizzare questo specifico lavoro nell'ambito dei lavori dell'UVI che, ancorché nei prossimi giorni saranno pubblicati ulteriori lavori, quest'anno compie il suo primo anno di attività. Il 2017 è stato l'anno zero, diciamo così. Agosto 2017 è stato l'inizio in termini di pubblicazioni realizzate, quest'anno invece la macchina organizzativa è andata diciamo, più a regime. Quindi mi approfitto per rispondere ad alcune domande che talvolta ci giungono da diverse fonti per illustrare velocemente chi è UVI, cosa fa. Se dovessi rispondere alla domanda, nel dossier vedete i singoli contributi, i sette contributi sono formulati proprio in termini di domande valutative, vedrete molti punti interrogativi ai quali abbiamo provato a dare risposta, in particolare il professor Pellegrini si concentrerà sulle risultanze di impatto. Dicevo, se dovessi dire qual è la mission in estrema sintesi dell'Ufficio Valutazione Impatto, risponderei che appunto è la diffusione della cultura della valutazione all'interno del perimetro istituzionale. Quindi mediante la realizzazione appunto dei lavori che trovate pubblicati in una delle sezioni specifiche del sito, quello dedicato appunto ai lavori di valutazione. Nel perimetro istituzionale, quindi comporta necessità di illustrare brevissimamente qual è la governance dell'ufficio e va in primis detto che è presieduto dal presidente stesso, presidente pro tempore, che comunque non opera, per così dire, in splendido isolamento. Il presidente è coadiuvato da un comitato di indirizzo al quale fanno parte i vertici politici cui sono rappresentate tutte le forze politiche e anche alcuni componenti tecnici dell'amministrazione del Senato della Repubblica. Non è appunto un organo politico in senso classico, nel senso che non, in questo comitato di indirizzo non si vota, si decide prevalentemente nella forma del consenso informato, non ci sono opinioni più rilevanti, è un consesso di pari, in cui però ovviamente l'opinione del più informato sulle questioni tendenzialmente prevale
Il comitato di indirizzo però ha essenzialmente la funzione di individuare le priorità strategiche, quindi suggerire all'ufficio su quali temi concentrare l'attenzione. Molti di voi, spero, hanno avuto modo di conoscere, quantomeno forse di apprezzare la documentazione parlamentare che viene appunto prodotta dai servizi di documentazione, in primis il servizio studi, ma anche il servizio del bilancio, gli affari internazionali, la qualità degli atti normativi e così via. E UVI si affianca, senza assolutamente sostituirsi, agli uffici di documentazione, a sua volta è un ufficio di documentazione, ma in cosa si differenzia in particolare? Quali sono, insomma, i criteri fondamentali di azione? I servizi di documentazione si caratterizzano tipicamente, no, per un'impostazione di assoluta imparzialità e indipendenza, e un connotato che ovviamente distingue anche l'UVI, ma la differenza rispetto alla documentazione più tradizionale è che l'UVI non possiede invece la caratteristica che sicuramente possiedono anche i tradizionali servizi di documentazione, cioè quella della neutralità. Esprime dei giudizi, delle appunto valutazioni che poi in termini redazionali voi trovate nelle conclusioni, nelle indicazioni di policy, per così dire, dei singoli dossier, soprattutto dei dossier di valutazione, perché UVI non produce solo dossier di valutazione ma anche altre collane di documentazione che rispondono all'esigenza di definire i caratteri metodologici dell'esame, quindi la collana esperienze, un'altra collana che riguarda invece gli aspetti comparativi della valutazione delle policy negli altri paesi, anche per allinearsi a, diciamo, dei criteri di best practice. Al criterio sempre presente dell'imparzialità, dell'indipendenza e della neutralità, si aggiunge però il criterio della validity, cioè della fondatezza delle opinioni, delle valutazioni, anche delle considerazioni espresse nei singoli dossier, cosa che è meno connotata nei tradizionali dossier dei servizi di documentazione, no? Che hanno tipicamente un'impostazione di esegesi normativa, si commenta la norma, eventualmente si mettono in evidenza le criticità applicative riguardo agli interpreti, ci si spinge nel prefigurare eventuali impatti solo sempre all'interno della limitata, tra virgolette, dimensione dell'esegesi normativa, cosa che invece UVI tende appunto a superare. Si caratterizza poi per un connotato appunto di concretezza e di evidenziazione dei nessi di causalità. La risposta è what if, no? La risposta alla domanda, cosa, che risultato avrai se intendi intraprendere quella strada, oppure, come ad esempio nel caso di questo dossier, che tipo di risultati ha avuto quell'azione di policy, in questo caso una macro azione di policy. La concretezza, non abbiamo rubato il termine al DDL che oggi è all'esame del Senato, era già un connotato esplicitato quando l'UVI ha preso avvio. Concretezza significa analisi non solo degli effetti meccanici, tecnici, immediati della innovazione normativa, ma appunto l'individuazione di quelli che tra valutatori si tende a chiamare gli outcomes rispetto ai più tradizionali output dell'azione dell'intervento pubblico. Assoluta trasparenza, tutto ciò che viene prodotto, realizzato, compreso anche le collaborazioni, le convenzioni o quant'altro, gli eventi, i manuali sono pubblicati sul sito e resi disponibili appena appunto validati dal Presidente e dal Comitato di Indirizzo. Oltre connotazione che diversifica UVI rispetto alla più tradizionale documentazione parlamentare è l'anticipazione dei problemi. La documentazione parlamentare tipicamente, ma non solo, ma non necessariamente, segue l'ordine del giorno della Commissione piuttosto che dell'Assemblea. I dossier UVI invece analizzano specifiche tematiche,
sulla base del mandato così come prima descritto, cercando di anticipare le problematiche prima che si realizzano. Cos'altro? Chiarezza, comprensibilità, comunicabilità, un intento ultimo più vasto dell'UBI anche di riassestare, ripotenziare il circuito della rappresentanza cittadini rappresentati Parlamento, in modo tale da comunicare anche queste risultanze sulla base della scelta degli argomenti predefiniti a un pubblico più ampio, per cui chiunque intende anche suggerire piuttosto che prospettare delle possibilità di approfondimento può comunicare direttamente con UBI, nel senso che la comunicazione è ovviamente bidirezionale e c'è una particolare enfasi, forse l'aspetto su cui tipicamente l'amministrazione parlamentare fa un po' più fatica, una particolare enfasi sulla comunicabilità dei contenuti, quindi avvalendosi ovviamente delle professionalità della comunicazione e del giornalismo. Quindi anche coinvolgimento, interazione, integrazione, un'ultima analisi, appunto, networking, del più ampio pubblico, dei destinatari dell'azione dell'intervento pubblico. Coinvolgimento dei cittadini, interazione con le persone e le organizzazioni interessate, e quindi questo significa anche avvalersi del patrimonio informativo delle amministrazioni pubbliche mediante convenzioni con Istat, Banca Italia o con organismi di provenienza accademica o associazioni, quali i due che oggi insieme a noi presentano questo dossier. La rendicontabilità, l'accountability, questo si realizzerà a regime mediante la pubblicazione di un apposito manuale delle procedure e delle prassi che è in corso di realizzazione. Capite bene che finché non si è assestato il modello organizzativo e le procedure, un manuale di accountability è ancora in divenire. È qualcosa che anche qui proviene dalle esperienze dei servizi di documentazione parlamentare, che tipicamente ad inizio legislatura oppure a domanda diretta dei parlamentari rendono noto qual è la mappa organizzativa, lo strumentario utilizzato per realizzare le proprie considerazioni. Nel caso appunto del servizio di bilancio o di altri servizi, questo si realizza in termini materiali ad inizio legislatura con la pubblicazione di un dossier che si chiama appunto dossier di inizio legislatura, in cui sono squadernate le modalità di analisi dei problemi e quindi gli strumenti e le tecniche utilizzate. È uno di quei dossier che proprio all'inizio legislatura viene raccomandata la lettura ai parlamentari in modo tale da dare loro modo di familiarizzare appunto con l'ambiente parlamentare e con la documentazione che gli viene posta a disposizione per esercitare al meglio il mandato. La domanda che ci è stata posta, più colleghi, componenti del gruppo di lavoro che compone UBI, si sono visti chiedere che tipo di valutazione e appunto qual è la finalità, quindi lo strumento delle valutazioni per quale finalità è utilizzato, perché nelle pubbliche amministrazioni il termine utilizzato con varie finalità, talvolta generando equivoci tra i diversi strumenti. Nell'ambito appunto della collana cui vi dicevo prima, strumenti, questo aspetto metodologico è stato chiarito, lo trovate appunto chi ha tempo la bontà di vedere, navigare sul sito, sulla sezione del sito Senato in cui è contenuto appunto la documentazione UBI, troverà un apposito quaderno nella collana strumenti, mi sembra che sia il numero 3, che appunto esplicita questi aspetti, quale valutazione per quale finalità, perché la valutazione ovviamente possiamo, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni sono soprattutto le prime due delle cinque definizioni di valutazione che sono più comunemente utilizzate. Valutazione come strumento per individuare i meritevoli e allocare le risorse, analisi costi-benefici, così via.
strumento per controllare le performance delle organizzazioni, questo è ancora più noto nelle pubbliche amministrazioni, quindi per il controllo della performance. Più attinente all'attività di UV invece sono altre tre definizioni di valutazione, come strumento per rendere conto delle realizzazioni, è tipicamente un po' l'oggetto del dossier che viene presentato oggi, analizzare criticamente l'implementazione nella chiave tipicamente ex post e infine misurare gli effetti delle politiche. Questo appunto dà luogo a una serie di tipi di valutazione che a loro volta possono essere poi incasellati in questo schema A5 che visto prima, l'analisi costi-benefici, la costi-efficacia, l'analisi controfattuale, quella basata su esperimenti controllati randomizzati oppure quella basata sulla regressione. Sono questi poi, a questi strumentario tecnico peraltro è approfondito nel corso nell'ambito di un master sulla valutazione delle politiche pubbliche che il prossimo anno giungerà alla sua terza edizione, che è il primo master organizzato all'interno delle aule parlamentari di secondo livello realizzato insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con la presidenza delle assemblee regionali e ARVAP, analisi di implementazione, rilevazione degli effetti percepiti dai beneficiari, le consultazioni. In questa ridefinizione del circuito della rappresentanza e della interazione cittadini rappresentati, le consultazioni pubbliche pure costituiscono un elemento rilevante. E all'interno del sito UBI trovate anche una specifica metodologia ufficialmente approvata dal Senato della Repubblica, disciplina le modalità di realizzazione delle consultazioni pubbliche. Mi consta che sia il primo esperimento di definizione delle modalità con cui devono essere realizzate le consultazioni pubbliche, quantomeno a livello europeo. Poi c'è appunto l'analisi del carico dei costi amministrativi per i privati, e poi il modello tipico dell'NKR tedesco. Insomma, le metodologie, ma anche lo strumentario dell'attività di valutazione è utilizzato per realizzare diversi dei dossier che sono pubblicati. In ciascuno di loro è chiaro che qui questa slide vuole dare l'idea del fatto che in un certo senso l'UVI si pone il problema di come semplificare la complessità della decisione politica nel rapporto cittadini rappresentati. E qui un esempio di una complessità relativamente risolvibile con l'esplicitazione dell'interazione del framework istituzionale può essere quella relativa all'analisi della verifica degli effetti finanziari dei provvedimenti, dove vede appunto i diversi attori, il Parlamento, il Ministero di Spesa, ma anche l'apparato di governo con tutti i suoi componenti, ma compreso la Presidenza della Repubblica e la fase ex post. Ora, vi dicevo, tutto è contenuto nel sito, vi rinvio al sito per ogni curiosità specifica relativa appunto a cosa fa, come opera, da chi è composto, come comunica in una serie di sezioni. Questa enfasi anche su contenuti e sulla comunicazione dà luogo anche alla realizzazione di dossier che in realtà sono più che delle analisi di impatto, sono delle mappe cognitive su tematiche di interesse, di particolare interesse, ancorché UVI non insegua l'attualità, proprio perché appunto non realizza analisi di provvedimenti in corso d'esame, ma quando una tematica nell'ambito del comitato di indirizzo viene individuata come particolarmente critica, mentre su suggerimento del comitato di indirizzo può essere realizzato uno specifico approfondimento. L'ultimo, in ordine cronologico, è appunto una mappa ragionata di tutti
gli strumenti che sono posti a difesa delle donne per contrastare appunto il fenomeno particolarmente odioso della violenza di genere, solo per fare uno specifico esempio. Aree tematiche in cui ritrovate appunto incasellati i diversi dossier, anche se le aree tematiche hanno un valore per lo più esemplificativo, perché è sempre ovviamente difficile individuare una tassonomia ragionata. Come sono organizzati i dossier? Qui ne vedete indicati alcuni. Come dicevo prima, si cerca di rispondere a domande di policy, e così all'interno del un dossier, quello sulle spese fiscali, si è cercato di dare risposta a una domanda che emergeva nel comitato di indirizzo quando si è posta la domanda come e quanto e se è possibile ridurre la famosa platea delle fiscal expenditure, le spese fiscali. In quel caso, do solo un esempio dell'interazione all'interno del comitato di indirizzo, è stata, per così dire, ridefinita la domanda. Si è detto: non ti diciamo quanto puoi tagliare, ti diciamo di tutto questo novero che voi trovate anche allegato nel rapporto spese fiscali della tabella 1 del bilancio dello Stato, vi diciamo quante sono, quanto costano nel complesso, chi ne beneficia, e vi diamo risposte, quindi al politico come al cittadino, a domande, a frequently asked questions, quindi che cosa sono, ma anche a cosa servono, come funziona ciascuna di loro, chi sono i beneficiari, ovviamente in termini astratti, aggregati, e così via. Una serie di domande che avviene con un apparato di rappresentazione, poi cerca di evidenziare al decisore pubblico, inteso in termini molto ampi, che spazio di decisione, che spazio di intervento è possibile operare su ciascuna tematica. E per questo che appunto ogni singolo dossier spesso è intitolato con una specifica domanda che appunto prefigura quella che è la risposta e la possibile eventuale opzione di policy. Non entro in ciascuno dei dossier, vi rinvio appunto alla lettura di ciascuno di loro a seconda dello specifico interesse. Così appunto per il tema delle aliquote marginali, no? Sempre dibattuto, soprattutto quando si ipotizzano interventi sulla struttura della tassazione personale, il dossier grandi progetti sul tema della valutazione dei progetti infrastrutturali e così via, gli effetti del riordino delle province, un ragionamento sugli effetti della selezione casuale dei commissari rispetto al miglioramento della qualità dei docenti, qui non chiamo in causa il professor Pellegrini, e così via. Quindi qui vedete appunto evidenziati ciascun singolo frontespizio del dossier, dei singoli dossier. Di ogni dossier viene realizzata anche una versione ristretta per chi, come si suol dire, ha poco tempo per approfondire, poco tempo per leggere 100, 200, 300 pagine, vuole avere, come oggi è sempre più necessario nella cultura della velocità, della sintesi, il succo, il concentrato del dossier e così via. Per le aliquote, per le aliquote effettive, per le spese fiscali, per il tema della parità di genere. Ora, se questo è davvero in estrema sintesi quello che è stato fatto, cosa resta da fare nel prossimo futuro, su cosa si sta ragionando? In primis si ragiona su come, se e quanto istituzionalizzare ulteriormente UVI. UVI è un gruppo di lavoro, quindi interseca trasversalmente, una sorta di modello a matrice piuttosto che a progetto l'organizzazione amministrativa, quindi coinvolgendo più persone all'interno di diversi servizi, perché ovviamente la valutazione delle politiche pubbliche necessariamente comporta la necessità di avvalersi non solo dei giuristi ma anche degli economisti, degli ingegneri informatici piuttosto che dei giornalisti, dei sociologi e anche e soprattutto, last but not least, degli statistici. Possibili modelli evolutivi, non è questa la sede per approfondirli, ma
la soluzione più semplice, il modello di riferimento può essere il Public Account Committee del modello anglosassone, piuttosto che un comitato bicamerale ad hoc che appunto operi la valutazione delle politiche pubbliche, ovviamente supportato da un'apposita struttura. Altro tema in discussione nel prossimo futuro è appunto come, se e quanto integrare i lavori e le riflessioni di UVI all'interno delle tradizionali procedure informative parlamentari, perché è ricorrente la lamentazione anche nei dibattiti parlamentari sulla mancata risposta, tardiva risposta, insufficiente risposta rispetto agli atti di sindacato ispettivo. In questo senso si sta ragionando sull'ipotesi di usufruire, di utilizzare UVI per dare risposte laddove appunto non, anche per questioni di tempo, di organizzazione dei lavori, delle commissioni piuttosto dell'Assemblea, si può sopperire eventualmente con questo strumento laddove appunto la procedura ordinaria di evasione degli atti sindacato ispettivi lamenti delle carenze. Come dicevo prima, il tema dell'accountability ma verrà appunto risolto quanto prima con la redazione di un manuale delle regole, delle fonti, delle prassi di lavoro, che semplicemente dovrà indicare come si scelgono i temi, come vengono analizzati, con quali procedure, con quali strumenti, con quali supporti tecnici e soprattutto informativi. Si sta ragionando su un ampliamento del fact-checking, quindi in epoca di, come si dice, di fake news, piuttosto di post-verità, cercare di dire o esprimere un ragionamento specifico su temi che appunto si diffondono e possono dar luogo a delle incongruità rispetto anche alle politiche pubbliche in essere, è uno degli altri temi su cui si sta ragionando. E poi c'è il tema dell'apertura alla discussione pubblica di ciascuno dei singoli dossier, di quelli più importanti, di quelli che si prestano a questo tipo di attività, e appunto l'occasione odierna è proprio già una delle realizzazioni di questa ulteriore evoluzione dell'attività di UVI. Un collegamento con i processi decisionali europei, un approfondimento del contributo del singolo sapere esperienziale, quindi un ulteriore maggiore coinvolgimento delle associazioni, AIV piuttosto che AISRE e quante altre che appunto fanno valutazione, come si dice, sul campo. E infine il rafforzamento anche del contributo di LUVI ai processi di governance multilivello. Questo è il motivo per cui tra le primissime convenzioni c'è stata quella con appunto le assemblee legislative regionali, con l'AISRE, con la massiccia partecipazione dei funzionari delle assemblee regionali al master in valutazione di secondo livello in valutazione delle politiche pubbliche. Quindi c'è ancora molto da fare, ancorché appunto UVI abbia un anno di vita. E poi c'è anche l'ultimo tema, l'integrazione tra le consultazioni pubbliche e i processi UVI, in modo tale da affiancare alle consultazioni pubbliche, una volta deliberate, una volta posta in essere, una documentazione ad hoc, tipicamente appunto ex ante rispetto alle eventuali consultazioni pubbliche. Ripeto, sul sito UVI trovate appunto le linee guida per le consultazioni volta per volta promosse dal Senato. Linee guida che si assestano su 11 principi. Io non entro in ciascuno di questi, ma direi che si illustrano da soli: l'imparzialità, lealtà, accessibilità, inclusione, trasparenza, pubblicità dei lavori, chiarezza del mandato, tutela della riservatezza di quanti partecipano alla consultazione, tempestività nella realizzazione, strutturazione e riscontro dei risultati, perché tanti contributi poi vanno sistematizzati ai fini poi di comporre un quadro finale. Io mi scuserete se mi sono dilungato troppo sul tema UVI, ovviamente ci impegna in prima persona. Oggi presentiamo questo lavoro sull'impatto della politica di coesione. Non si poteva non rispondere appunto a una istanza che è venuta dal comitato di indirizzo, perché come sapete la
politica di coesione ha il suo impatto complessivo in termini di risorse finanziarie erogate e impegnate ne fa appunto la politica principale dell'Unione Europea. E la valutazione in questo caso appunto si è concentrata sull'impatto e quindi su, rispetto a quella categorizzazione in cinque tipi di valutazione, sulla valutazione di che cosa non ha funzionato, what works e cosa non funziona per le politiche europee di coesione. E il professor Pellegrini darà le risposte ai che emergano dal dossier. Il dossier si compone di 7 contributi, 4 domande valutative sono contenute nei primi, nella parte europea. Prima domanda valutativa, l'aumento della dotazione dei fondi strutturali può aumentare anche sempre l'impatto della politica sul territorio. Il contributo appunto del professor Pellegrini è CERQUA. Il secondo contributo, Fratesi Perucca, risponde invece a un altro tipo di domanda. Il tema è appunto quello del capitale territoriale. Quanto il capitale territoriale è una determinante per spiegare l'impatto della politica di coesione sulle singole regioni. E inoltre l'ulteriore domanda, che io elenco velocemente, è la relazione tra capitale territoriale e politica regionale dell'Unione Europea. E quindi quale efficacia può essere associata alle politiche che agiscono invece sugli elementi immateriali piuttosto che sugli elementi materiali. Terzo contributo, appunto è il mio e di Chiara Meoli, invece è una riflessione, non poteva che essere così nel mio caso, sul tema delle condizioni istituzionali che consentono nelle diverse esperienze europee e quindi la qualità della governance che consentono appunto di individuare se e quanto una politica ha raggiunto il suo obiettivo, la politica di coesione nel caso di specie, che fa emergere il tema sempre più volte dibattuto del capacity building da realizzare all'interno dei soggetti che si occupano di implementare della politica di coesione. L'ultimo contributo della prima parte invece ragiona sulla necessità di bilanciare eventualmente, quindi operare una nuova considerazione del ruolo dei singoli Paesi membri. Crescenzi e Giua hanno dato un contributo sulla possibilità appunto di adattare la politica alle esigenze e agli obiettivi generali di ogni singolo Stato membro. Questo per la dimensione europea. Per la dimensione invece nazionale i contributi sono 3. Quello di Coppola, De Stefanis, Marinuzzi e Tortorella si concentra sul tema della capacità della politica di coesione di incidere sulla crescita e sul livello dei servizi essenziali, il caso classico, tipico, il caso di Abruzzo, no? Che quando è uscito dall'obiettivo 1 non ha più avuto i livelli di PIL che erano prodotti differenziali dall'intervento della politica di coesione. Secondo contributo Albanese De Blasio, se i trasferimenti hanno innescato poi quindi un processo di crescita autosufficiente, quindi se hanno contribuito alla convergenza regionale. E infine il contributo di più ampio spettro che coinvolge anche le altre politiche dell'Unione Europea, Petraglia e Provenzano, dopo l'allargamento a est, in particolare, come ha determinato un'ampia redistribuzione delle risorse per la politica di coesione, quanto appunto quali sono le determinanti di queste divergenze e come le diverse politiche dell'Unione si devono coordinare nell'ambito della politica di coesione. Non vorrei soffermarmi più su altre domande valutative, appunto vi rinvio alla lettura del dossier, né in particolare sulle conclusioni, su queste si soffermerà il professor Pellegrini in questa divisione dei ruoli. Mi resta solo da, fermo restando le principali conclusioni di policy in termini di opzioni di miglioramento dell'efficacia della politica di coesione, quello che emerge in estrema sintesi è l'opportunità
di rendere maggiormente complementari gli obiettivi e la dotazione di capitale territoriale e consentire una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze e agli obiettivi generali di ciascuno Stato membro, quindi non una soluzione unica per tutti, ma una più adeguata differenziazione rispetto alle esigenze territoriali. Come dicevo, UVI è totalmente aperta nell'ambito dei criteri operativi ai contributi dei soggetti con i quali sono state stipulate apposite convenzioni, sia ai contributi di singoli cittadini, ovviamente per il canale della casella di posta elettronica, qualsiasi altro strumento che venga ritenuto idoneo. Grazie. Allora, grazie mille Renato, questa ottima introduzione. Io presenterò in maniera estremamente sintetica il dossier che abbiamo preparato, cercando di capire in fondo quali sono le indicazioni che alla fine i lavori presentati ci vengono dati. Che alla fine ci danno i lavori presentati e vedere come queste conclusioni poi possono essere utili, ovviamente, per il futuro della politica di coesione, per la nuova fase di programmazione, lanciando quindi la palla alla tavola rotonda. Allora, perché questo dossier? Dove nasce? Allora, il dossier nasce in primo luogo per, come dire, rispondere a una serie di domande e direi anche dei luoghi comuni che spesso vengono fatti rispetto alle politiche regionali e alle politiche di coesione. No? In primo punto c'è chi dice che non c'è valutazione, noi spendiamo ma non sappiamo quali sono i risultati, il che non è vero, perché in Italia abbiamo tanta valutazione, un'ottima valutazione, non sempre, ma spesso un'ottima valutazione, e da un certo punto di vista a livello europeo siamo coloro che producono, per vari motivi, una valutazione buona e di livello. C'è molta gente che dice che la politica regionale, la politica di coesione europea è solo un enorme spreco di risorse e quindi crea sostanzialmente inefficienza, e quindi il dossier prova a rispondere anche a questa, diciamo, a questo luogo comune, segnalando che invece molto spesso questo non è vero, anzi ha avuto conseguenze importanti per lo sviluppo delle regioni più arretrate in Europa. E infine, molto spesso la politica regionale europea viene considerata solo un insieme di regole inutili e spesso confuse, e questo non è vero, e come vedremo invece queste regole servono per far funzionare l'azione della politica. Quindi il dossier parte per rispondere in maniera non accademica, ma abbastanza chiara su questi problemi. Perché la politica regionale europea? Noi dobbiamo considerare che la politica di coesione è sostanzialmente il più grande esperimento al mondo per risorse finanziarie, per lunghezza di trasferimento di reddito fra regioni e fra stati. Quindi è la politica regionale per eccellenza. Quindi quando noi proviamo a valutare la politica europea, in realtà stiamo valutando la politica regionale. Se la valutazione delle politiche regionali europee non è soddisfacente, in realtà stiamo dicendo che le politiche regionali non sono soddisfacenti. E quindi è un punto di partenza fondamentale. Ovviamente, data la dimensione anche finanziaria di queste politiche, non siamo i soli a far valutazione. Esiste una grande mole di lavori di valutazione nel tempo che si è mano a mano raffinata, sia nei metodi,
e sia anche nei dati. Quello che è successo però è che in realtà non esiste un parere univoco sugli effetti delle politiche. In realtà gli studi, specialmente gli studi iniziali, mostravano una grossissima variabilità nei risultati dovuti alla scelta del periodo, dovuti alla scelta del metodo, dovuti anche alla scelta delle regioni che si stava guardando. Solo ultimamente, voglio dire, stiamo parlando degli ultimi 5 anni, si è iniziato a avere un certo consenso sui risultati della politica ed è questo che noi vogliamo segnalare anche nel nostro dossier. Quindi, quello che la letteratura, l'Accademia segnala è che le politiche europee in media hanno un effetto positivo, significativo dal punto di vista statistico, purtroppo piuttosto modesto rispetto alle tante risorse che sono impiegate. L'aspetto però ancora più importante, particolare importante per i policy maker, è che l'effetto medio in realtà diventa poi un effetto estremamente eterogeneo, dove l'eterogeneità dipende dalla dimensione, dalle risorse del territorio, dal coordinamento delle politiche, e quindi nel nostro dossier affronteremo i vari temi e cercheremo di spiegare quali sono le fonti alla base di questa eterogeneità. Quindi alla fine il messaggio che noi vogliamo dare è innanzitutto di segnalare i risultati più recenti in tema di valutazione, capire e dare delle indicazioni su quale occasione, in quali contesti la politica è risultata particolarmente efficace e in quali casi invece non è risultata efficace. Come ho detto, segnalare l'eterogeneità degli effetti, quindi far vedere come gli effetti si differenziano rispetto all'intervento, alle caratteristiche dei territori, alle capacità istituzionali, il contesto sociale. E poi un altro punto importante è verificare se esistono degli effetti paese, e gli effetti paese sono gli effetti delle regole che il paese ci dà, o gli effetti della struttura istituzionale che il paese si dà. E come vedremo esistono delle differenziazioni abbastanza nette. Allora, io non parlo direttamente dei singoli lavori, di questo ne ha già parlato Renato, io provo solo a fare un'estrema sintesi dei risultati che noi abbiamo ottenuto e di come questo possa essere utile, di questi risultati possono essere utili per la nuova fase di programmazione. Quindi, che cosa ci dice? Che cosa abbiamo imparato dalla lettura di questo dossier? Allora, la prima cosa, secondo me, che sembra banale, ma banale non è, è che non esiste una relazione semplice, non esiste una relazione lineare fra quantità di finanziamenti e crescita. Ovvero, non è vero che se io aumento la dotazione di fondi sul territorio, questo determina sempre un aumento dell'impatto della politica. Anzi, ci sono in alcuni punti, in alcuni casi, in cui superato un certo livello, l'aumentare dei finanziamenti non aiuta più. Ci stanno vari esempi di questo, adesso non voglio prendere esempi italiani, per vari motivi, prendo l'esempio della Spagna, dove è stato molto studiato, in cui c'è stato addirittura, in alcuni lavori, mostra un eccesso di infrastrutture. Si è speso bene, ma si è speso in infrastrutture e a un certo punto il contributo marginale delle nuove infrastrutture è praticamente zero. Quindi l'analisi mostra che esistono dei miglioramenti, dei possibili miglioramenti rispetto all'allocazione delle risorse. In particolare, modificando l'allocazione verso, quindi modificando l'intensità, riducendo l'intensità di finanziamenti verso le regioni che sono state sovrafinanziate e ridistribuendo fra gli altri paesi. E questo è il risultato di un primo lavoro. Però questo non deve essere interpretato
banalmente come una riduzione della politica, e questo è un punto importante. Molto spesso questa incapacità di saper sfruttare bene i sovrafinanziamenti è dovuto al fatto che è il capitale territoriale esistente nelle aree che non è capace di assorbire questi finanziamenti. E alcuni studi mostrano in maniera molto chiara questo fatto. Ovviamente il concetto di capitale territoriale è un concetto piuttosto nuovo, che comprende il capitale umano, la dotazione istituzionali, le capacità e la dotazione anche infrastrutturale. Quello che risulta chiaro dal dossier è che non esiste una politica che va bene ovunque. Non esiste una politica che noi possiamo applicare come un blocco unico dappertutto, perché sappiamo che funziona, non è così. E quindi la politica si deve adattare a livello, alle capacità istituzionali, quella che noi chiamiamo la disponibilità di capitale territoriale, e solamente in questo modo si possono mettere le premesse per una crescita di lungo periodo dell'area. In particolare, questi lavori mostrano come sono proprio gli aspetti e le condizioni istituzionali, quindi la qualità della governance, che contano per l'implementazione e quindi l'impatto della politica. Questo non è un tema solo italiano, ovviamente è un tema europeo. Ci sono molti lavori adesso che segnalano l'importanza questa della capacità istituzionale di assorbire la politica. Ci sono diversi punti in cui il documento affronta questi aspetti. Un punto particolarmente importante è la necessità di stabilire una coerenza fra i diversi tipi di interventi, anche ai diversi livelli, quindi diversi, il livello comunitario, il livello nazionale, il livello regionale. E questo deve, quindi bisogna cercare di ottenere una coerenza nell'intervento, talvolta anche centralizzando. Quindi bisogna scegliere una struttura organizzativa, una struttura di governance opportuna, in modo da rendere coerenti i diversi interventi che insistono sullo stesso territorio. Un altro punto che però segnalano i nostri lavori è che esistono delle chiare differenze tra l'efficacia nelle politiche nei vari paesi. In particolare, per esempio, l'efficacia generale della politica in Europa dipende dal fatto che questa politica è stata molto efficace, per esempio, in Germania, meno efficace, per esempio, negli stati del Mediterraneo. Allora, perché questo? Questo dipende dal sistema di regole e dal sistema di, diciamo, la struttura istituzionale dei diversi paesi. Questo è un tema importante, perché è un tema che riguarda poi la capacità del nostro paese di poter gestire bene questi fondi. L'indicazione che dà il dossier è: guardate che alcuni sistemi di regole funzionano meglio che in altri. E questo ha un impatto sulla valutazione delle politiche. In particolare, come abbiamo visto, questo ha impatto sull'uso dei fondi in Italia. In alcuni lavori si segnalano alcuni problemi noti, non stiamo scoprendo niente di nuovo, per esempio la progettualità, la frammentarietà degli obiettivi, purtroppo la lentezza nell'esecuzione, l'uso certe volte eccessivo di politiche di incentivazione piuttosto che di infrastrutturazione. Sono tutti elementi che possono spiegare l'impatto minore che c'è la politica europea in Italia rispetto all'impatto che c'è in altri paesi. Anche questo problema del coordinamento di cui abbiamo parlato è anche specifico per l'Italia. È anche vero che molto spesso il sistema di regole ha fatto sì che
diciamo, le politiche comunitarie fossero non solo ben dotate dal punto di vista finanziario, ma in un certo qual modo le rendesse particolarmente efficaci rispetto anche alle politiche nazionali. E questo deve essere un esempio nella ricostruzione del sistema di regole che noi in parte auspichiamo. La domanda ovviamente che ci interessa è se poi alla fine queste politiche hanno avuto capacità di innescare processi di convergenza di lungo periodo. Purtroppo da questo punto di vista la risposta del dossier non è particolarmente confortante. Perché? Perché l'impatto che noi vediamo è un impatto, come dire, di breve periodo, quando le politiche funzionano. Purtroppo, e l'esempio dell'Abruzzo ci dice, che non si riesce a cambiare completamente, o non sono riusciti a cambiare completamente la traiettoria. Il dossier si interroga su sui motivi di questo, e uno dei motivi chiaramente è dovuto al fatto che le politiche che noi stiamo guardando, le politiche di coesione, sono solo, come dire, una frazione delle politiche nazionali che intervengono sul territorio, perché le politiche nazionali che intervengono sul territorio sono tante, le politiche dell'istruzione, le politiche della salute, sono tutte politiche che intervengono sul territorio con effetti che possono essere diversi all'interno dei territori, e quindi non possiamo gravare la politica, solamente la politica di coesione, dell'impegno di portare a convergenza lo sviluppo delle diverse regioni senza considerare quello che fanno le altre politiche. Quindi, come dire, è vero che da sola la politica di coesione non ha avuto dei risultati straordinari, però non dimentichiamoci che è solamente una parte ridotta delle politiche che agiscono sui territori. Quindi, in estrema sintesi, quali sono le indicazioni che possono essere utili? Allora, la prima indicazione è una buona notizia, ovviamente, che la politica di coesione ha funzionato. Ha funzionato dove ha aiutato sicuramente la crescita delle regioni in ritardo di sviluppo. Purtroppo questo aiuto non è un aiuto tale da far sì che queste regioni sono andate, come si dice, in convergenza rispetto alle altre. Uno dei motivi è che le politiche, come ho detto, le politiche di coesione sono solo, le politiche regionali in generale, sono solo parte delle intere politiche che agiscono sul territorio. Quindi è giusto continuare queste politiche, è importante finanziare queste politiche, ma soprattutto bisogna introdurre maggiore flessibilità rispetto a quanto presente e organizzato sul territorio e maggiore coordinamento a livello, tra i diversi livelli delle politiche, anche eventualmente con un accentramento di competenze. E questo richiede anche un intervento sulla costruzione e gestione delle politiche a livello nazionale e regionale, in quanto, nella scia di quanto avvenuto nei grandi paesi europei. Grazie mille. Insomma, sono state formulate tutte le domande, date tutte o quasi le risposte, per cui adesso possiamo iniziare la tavola rotonda, per cui chiamerei al tavolo tutti i discussant che sono stati chiamati: Antonio Caponnetto, professor Giannola, ambasciatore Fernando Liferoci, professor Zanardi. Dovrebbe essere posto per tutti. Coordinamento è affidato a un professionista assoluto della comunicazione e dei temi dell'economia, che è Carmine Fotina, che non ha bisogno di presentazione. Perfetto, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, anche se ringrazio il dottor Loiero della introduzione, comunque mi presento brevemente, a mia volta, perché sono
appunto Carmine Cotia della redazione romana del Sole 24 Ore, per la quale seguo i temi della politica di sviluppo, politica industriale, ma anche mezzogiorno e appunto fondi europei e politica di coesione. E quindi proprio questo invito che mi è stato formulato è stato particolarmente gradito, perché abbiamo già scritto qualche tempo fa di questo rapporto, e che per noi del Sole, che seguiamo questi temi, cerchiamo di seguire questi temi con una certa frequenza, ha rappresentato, devo dire, anche un po' una chiave di lettura diversa, perché spesso, e qui si può fare anche parzialmente autocritica, ci si concentra sul dato quantitativo nell'analisi dei fondi europei, sui ritardi di spesa, su quanto ci manca per raggiungere i target a fine anno, che ovviamente è un tema centrale e cruciale, che avremmo chiesto anche al Ministro. Però c'è anche un tema ovviamente di qualità della spesa, di capacità progettuale e di difficoltà tipicamente italiana in questo senso, che emerge da questo rapporto. Quindi ci ha consentito anche di raccontare della politica di coesione da un punto di vista un po' diverso, che a volte è trascurato. Brevemente, insomma, poi passo la parola ai relatori, mi soffermo su tre aspetti che ci hanno colpito, che mi hanno colpito. Uno è proprio questo, e quindi capire qual è il problema progettuale di programmazione che evidentemente da anni, da decenni ci limita nell'efficacia delle politiche di coesione, ed è, sarà una delle cose che proverò a chiedere ai nostri relatori. E, anche perché probabilmente una parziale risposta c'è in alcuni numeri che sono stati anche di recente forniti anche dalla Presidenza del Consiglio, ad esempio sulla difficoltà di realizzazione di alcune opere. La prendo da un altro punto di vista, no? Se in Italia si parla del 54% dei tempi per realizzare un'opera pubblica sono tempi di attraversamento, quindi tempi intermedi di valutazione, passaggi con le amministrazioni locali, soprintendenze, valutazioni ambientali e conferenze di servizi, probabilmente c'è anche un tema proprio di poi pratico per le amministrazioni di scaricare a terra, diciamo, la spesa. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è sicuramente, questo è una cosa che a noi del Sole ha sempre, diciamo, interessato, la reale capacità dei fondi europei di essere aggiuntivi, no? In parte anche il professor Pellegrini nelle sue slide, no? Lo ha sottolineato, e c'è un passaggio del rapporto molto interessante dove si dice che le regioni ex obiettivo convergenza hanno beneficiato di più del doppio di fondi strutturali rispetto alle altre aree, e questo è servito a compensare l'esiguità dei fondi ordinari, no? Con un effetto di sostituzione abbastanza improprio. E, un'ultima cosa sicuramente, su cui proverò a stimolare anche i nostri interlocutori, è che cosa questo rapporto ci consente di ampliare la riflessione, no? In vista del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027. Quali sono evidentemente gli errori fatti che con le nuove regole auspichiamo potrebbero essere quantomeno ridotti. Quindi questi sono un po' gli spunti di lavoro, direi. A questo punto inizierei con la tavola rotonda, poi vediamo in base anche ai tempi se c'è la possibilità di fare due giri. Partiamo chiaramente con il primo e con Antonio Caponetto, che è direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che da tre mesi si è insediato. Quindi la prima cosa che chiaramente gli chiederei è, diciamo, che situazione ha trovato, e poi dal suo punto di vista che idea si è fatto di questo grido d'allarme che emerge dal rapporto, della difficoltà di capacità sul territorio evidentemente di portare avanti, no, la progettazione. Grazie, anzitutto mi scuso l'uditorio, come capite, sentite, ho un tono di voce particolarmente basso, ma i microfoni penso che mi aiuteranno.
Allora, naturalmente reagisco anzitutto alla prima domanda, quella diciamo più contingente, perché capisco che è un elemento impellente. E al 31 dicembre si effettuerà la prima verifica del ciclo di programmazione 14-20 sulla realizzazione dei target di spesa. Non starò qui a ripetere che l'Italia è indietro, lo stesso quotidiano ha dato un'informazione esauriente su questo fatto. Come sempre, come storicamente succede in tutti i cicli, c'è stato uno sprint che è sostanzialmente partito nella seconda metà dell'anno. Quindi tutte le amministrazioni e tutte le regioni, devo dire, si sono mobilitate al massimo, anzitutto per riportare in vista la spesa che era stata fatta. Perché certamente, vi fornisco un dato che è stato reso pubblico, nel mese di ottobre, quando il Ministro del Sud è andato alle commissioni parlamentari del Senato per esporre le proprie linee programmatiche, ha indicato sulla base di dati della fine di settembre un rischio di disimpegno di risorse, quindi di perdita di risorse provenienti dal bilancio dell'Unione Europea, rischio diciamo dichiarato dall'agenzia che dirigo, di compreso tra 650 e 750 milioni. In realtà meno pubblico, ma posso dire che se il Ministro avesse esposto le sue dichiarazioni programmatiche prima dell'estate, ci fossi stato io, le avrei suggerito di dire in quella sede, che ovviamente è il Parlamento, di parlare di una stima di rischio intorno a 1 miliardo. Ora, naturalmente non è pensabile che si faccia, adesso io auspico, sono già in grado di dire che questa cifra si è enormemente ridotta e che quindi l'ordine di grandezza, permettetemi di parlare solo in ordine di grandezza, ma direi che in questo momento l'area di rischio è intorno a un centinaio di milioni, con una tendenza a ridursi ulteriormente giorno dopo giorno, e capirete che si tratta di una situazione che addirittura evolve nel corso delle ore. Ma quello che mi preme dire è che chiaramente questo non può significare che improvvisamente ci si è messi a spendere. Nessuno può seriamente pensarlo. Semplicemente la spesa fatta è stata portata, controllata, validata, caricata sui sistemi di monitoraggio, è stata portata a visibilità. Questo allora mi porta a esprimere innanzitutto una riflessione che secondo me è centrale rispetto a questa giornata, ed è quella che noi in realtà delle politiche di coesione conosciamo tutti i difetti, perché sappiamo tutto delle politiche di coesione. Non credo che esista politica pubblica in Italia che sia maggiormente monitorata e i cui risultati intermedi di monitoraggio, di valutazioni, abbiano una maggiore visibilità. Se leggiamo o sentiamo spesso anche in TV parlare, virgolette, male dei fondi europei e del cugino Fondo Sviluppo e Coesione, in realtà è perché noi sappiamo tantissimo, quasi tutto di quello. Sappiamo per esempio qual è il livello di spesa, lo possiamo conoscere appunto giorno per giorno, sapere quanto è certificata, abbiamo dati di monitoraggio. E abbiamo soprattutto questa scadenza che è data dall'N+3, nel caso dei fondi europei, cioè sappiamo che a scadenze periodiche ci sono degli obiettivi di spesa e si va a controllare se quegli obiettivi di spesa sono stati rispettati. A fronte del mancato rispetto di quegli obiettivi di spesa, invece, ci sarebbe una
una sanzione molto precisa che è la perdita di risorse. Questo sistema, questo apparato non presidia altre politiche pubbliche e quindi è questo naturalmente che produce una piccola, consentitemi di dirlo, distorsione cognitiva, nel senso che noi naturalmente quindi vediamo tutto quello che non funziona e ci sono molte cose ovviamente che non funzionano, assolutamente ci mancherebbe, sui fondi europei, ma non vediamo, non abbiamo la stessa percezione, esistono tantissimi programmi di spesa sulla sanità o sull'inclusione sociale che sono stati varati anni e anni fa, ovviamente di spesa ordinaria, e i cui livelli di spesa non sono noti, sono monitorati solo periodicamente, ci sono delle relazioni sì che le amministrazioni devono inviare periodicamente anche qui in Parlamento, ma spero mi darete atto che non contengono mai la stessa ricchezza di informazioni e la stessa anche tempestività che invece ha la politica di coesione. Quindi, ripeto, questo secondo me è una cosa da tenere presente, perché altrimenti rischiamo di vedere soltanto la parte molto più che mezza vuota del bicchiere, tralasciando il fatto che la possiamo vedere appunto perché quel bicchiere è di cristallo trasparente. Ciò detto, aggiungo anche che si, per esempio, allora, oggi qui noi siamo qui soprattutto per parlare di impatto e anche in questo caso noi possiamo farlo perché abbiamo anche lì, abbiamo anche investito ovviamente ricerca, come è il caso ovviamente anche di questo lavoro, cioè si investe nel cercare di valutare anche l'impatto. Da questo punto di vista abbiamo investito un po' meno, perché certo siamo appunto molto concentrati sul tema della spesa e quindi sul monitoraggio, meno su quello dei risultati, dell'efficacia di questa spesa, che è anche qualcosa di molto più complicato da studiare, perché entrano in gioco numerose variabili. Ma una cosa da cui non ci si può sottrarre: noi utilizziamo queste risorse per cercare di sviluppare, prima ancora, fatemi dire, che l'economia del Mezzogiorno, le condizioni e delle altre aree del paese interessate alla coesione territoriale, ma soprattutto di sviluppare e migliorare la qualità della vita del singolo cittadino che vive in Italia. E quindi noi dobbiamo cercare di rispondere alla domanda: migliora questa qualità della vita, migliorano le capacità di trovare lavoro, migliorano le capacità della vita quotidiana? Allora, sotto questo profilo, in qualità di adesso di responsabile dell'agenzia, io infatti vorrei investire nella valutazione di impatto, di efficacia della spesa, maggiormente di quanto non sia stato fatto finora. Noi, ripeto, ci siamo concentrati molto sui sistemi di monitoraggio, quindi di monitoraggio, strumenti che ci danno, diciamo, un feedback su quello che sta accadendo. Voglio investire una quantità di risorse umane, professionali, finanziarie quasi pari, invece, per cercare di rispondere alla domanda non che cosa sta succedendo, ma che cosa è successo di quello che abbiamo fatto. Sotto questo profilo rivendico un pochino, scusate l'immodestia e anche la citazione personale, che proprio quella che allora si chiamava unità di verifica degli investimenti pubblici, oggi ha cambiato nome, è il nucleo di verifica, che comunque è sempre una componente dell'agenzia, facemmo proprio quella che mi pare all'epoca fu una prima valutazione sistematica di efficacia. Prendemmo in esame tutti gli interventi che erano stati realizzati con il programma che si chiamava dei completamenti e cercammo di andare
a rispondere più che da un punto di vista molto economico quindi di macro, cerchiamo invece di rispondere semplicemente quello che è stato fatto, l'opera, l'intervento, l'investimento pubblico concluso, risponde al bisogno di servizio per i cittadini per cui era stato programmato. Ecco, questo tipo di metodo e questo tipo di azione io vorrei, dico qui, riprenderla e rafforzarla perché naturalmente se ne sente il bisogno. Dopodiché, però, anche l'intervento introduttivo di Guido Pellegrini ci impone naturalmente delle riflessioni, perché comunque, come vi ho detto inizialmente, il problema ogni volta di arrivare francamente in affanno, perché quello non si può negare, agli appuntamenti con gli obiettivi di spesa, è un problema che avvelena la vita di tutti quelli che ci lavorano prima di tutto. E lì però ci sono anche alcuni aspetti che bisogna sottolineare forse con un po' più di vigore. Uno dei primi aspetti è che le politiche di coesione non sono qualcosa d'altro rispetto all'azione pubblica che avviene nel nostro Paese. Io personalmente mi sono sempre battuto, e quindi da questa posizione mi batterò, per cercare di togliere un certo alone di specialità e anche di esclusività che ha questa materia rispetto ad altre. Anche la famosa, ormai è un luogo comune, farraginosità delle regole, complicazione delle regole europee, è secondo me un qualcosa di molto enfatizzato. Le regole europee sono sicuramente complesse, anche perché adesso è in corso il negoziato sul nuovo ciclo di programmazione, ma devono tenere conto della complessità dei sistemi di 28 paesi, naturalmente. E di questi 28 paesi, forse il sistema istituzionale più complesso di tutti è proprio quello italiano. Si dice anche nell'apporto. Ho letto oggi un articolo che parla appunto della presentazione di questo rapporto, che dice la proliferazione dei programmi. Certo, i nostri programmi sono numerosi e io sono convinto che più aumenta il numero di programmi e quindi di autorità e quindi di soggetti. E lì potremmo anche essere tutti quanti degli amministratori svizzeri, ma statisticamente più entità vengono messe in circolo, più aumenta le interpretazioni difformi, ci si discosta, ci sono punti di vista diversi, quindi un costo poi di riduzione a un denominatore comune. Però l'assetto istituzionale del nostro Paese lo conosciamo, è una scelta costituzionale, è una cosa che io ho alcuni anni fa un po' studiato questo tema, e l'Italia ha fatto, permettetemi questa piccolissima parentesi, ha fatto una cosa di cui non ci sono precedenti nel resto del mondo, perché ha fatto una devolution molto forte attribuendo alle regioni, ma fin da quello che c'è scritto nell'articolo della nostra Costituzione, dove dice lo Stato è formato, la Repubblica è formata dallo Stato, dalle regioni e dai comuni e dagli enti locali, e quindi ha dato delle potestà esclusive, delle potestà concorrenti, ha trasferito funzioni legislative e non soltanto amministrative. E siamo gli unici ad averlo fatto da Stato unitario verso uno Stato decentrato. Non siamo uno Stato federale, ma devo dire che la costruzione di uno Stato federale che procede, diciamo, dal basso verso l'alto è sicuramente più facile di uno Stato invece unitario che invece fa fluire una serie di competenze verso la dimensione territoriale delle istituzioni politiche. Quindi questa è una complessità che noi dobbiamo conoscere, fare nostra,
trasformare per quanto possibile in un'opportunità, però anche un po' evitare di flagellarci o di considerarla un semplice problema di farraginosità burocratica. Faccio un altro esempio per insistere sul fatto che non c'è poi tutta questa grande complessità nelle regole europee. Il problema è che i regolamenti europei su questi punti in fondo ci chiedono una cosa che però noi italiani non siamo abituati a fare, cioè di tracciare molto quello che facciamo. Si parla spesso, gli addetti ai lavori sanno cosa significa la sigla SIGECO, sistemi di gestione e controllo. Ogni programma europeo, ma oggi anche questa regola vale anche per i programmi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione, devono avere un documento in cui si espone qual è il sistema di gestione e di controllo di quel programma. Questa cosa produce dei malesseri, dei mal di testa, alcuni la considerano un'assurda superfetazione, ma se noi traducessimo la sigla molto tecnica in una frase più semplice, un manuale che ci dice chi fa che cosa e come si relaziona con qualcun altro. Il problema italiano è che noi, se voi andate a vedere i regolamenti di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, tutti, fatti che siano fatti con DPR o con DPCM, sono diciamo una rappresentazione statica. Penso che qui in sala moltissimi siano dirigenti e funzionari pubblici, quindi sanno perfettamente che c'è la indicazione delle competenze dell'ufficio e dice cosa fa l'ufficio. Mai, se non qualche volta creando delle commissioni di coordinamento, la conferenza dei direttori generali o cose di questo genere, ma mai in questi regolamenti si dice quali sono le relazioni tra le direzioni generali, qual è il flusso di lavoro che deve passare. E queste cose però nei ministeri ci sono, ma non sono formalizzate, sono affidate alla prassi e ai rapporti. Bene, quando entriamo nel mondo, nell'ambito, nel dominio diciamo europeo, ci chiedono invece di trascrivere, di tracciare anche questo tipo di relazioni. Questa cosa è complicata perché non siamo abituati a farlo. Credo già di essermi preso più tempo di quanto non dovessi, quindi vorrei allora adesso procedere un attimo anche per flash su alcune altre cose. C'è il tema certo della sostituzione, anche questo è figlio di quello che dicevo un po' prima. Noi abbiamo una politica fortemente monitorata e al tempo stesso se anche questo fatto che essa si sostituisca ci dice che non è una politica di investimenti così diversa, così particolare e specialistica. Quindi da questo punto di vista sia i ritardi che ci sono nell'attuazione e sia poi i minore impatto che si ha rispetto a questa mole di investimenti, sono anche questo figlio di una situazione ordinaria e generale del Paese. E quindi prima di dirci, se posso permettermi, cosa c'è che non va nella politica di coesione, che per carità è un'analisi, un'autoanalisi che deve essere fatta ogni giorno, ogni mattina, appena chi di noi lavora su questo terreno si alza dal letto, però dobbiamo anche chiederci che cosa non va nel nostro paese, perché, ripeto, di questi problemi sono in realtà moltiplicati anche per la spesa ordinaria. Personalmente, piccolo aneddoto giusto per farvi sorridere, lavoravo al CIPE quando l'autorità portuale di Taranto improvvisamente si è ricordata che nel 1996, quando ancora le cifre erano in lire, il CIPE gli aveva assegnato l'equivalente oggi di 20 milioni di euro, che nessuno aveva mai toccato e che, come poi si è scoperto, erano stati accantonati tra i residui. E quindi la richiesta, ancorché
pirandelliana, se mi posso permettere, è stata recepita dal CIPE, che ha sbloccato e riassegnato questi 20 milioni di euro. E questo è successo nel 2016, quindi esattamente 20 anni dopo. Nel sistema dei fondi europei una cosa del genere non sarebbe potuta accadere, perché sarebbero stati giustamente, aggiungerei, tagliati e quindi poi riutilizzati, perché noi abbiamo un grosso problema di assegnazioni, di programmazione di risorse che purtroppo restano poi un po' congelate. I problemi sono questi qui, che abbiamo detto, cioè il problema della progettazione, il problema anche della frammentazione degli obiettivi, e questa però è una cosa anche che naturalmente però a un certo punto attiene anche il livello politico, e però anche da questo punto di vista attiene anche al livello, perché anche a livello di decisione politica naturalmente si cerca di rispondere alle istanze che vengono dalla società. Se le istanze della società sono molto plurali, le scelte politiche devono tenere conto di quella pluralità, e quindi si produce una inevitabile frammentazione. Il tema però dell'effetto sostitutivo è un tema abbastanza grave, perché noi tra l'altro adesso ci siamo dotati anche qui di una norma di legge che prevede un certo livello di spesa ordinaria, ma attenzione, si tratta di una norma di legge, di un principio di cui si sta costruendo il presidio per garantirne il rispetto, anche perché appunto abbiamo una parte di questa spesa, questa famosa che per il mezzogiorno dovrebbe essere il 34%, che è molto più difficile da monitorare. Io mi fermerei qui, sono andato molto a braccio e reagendo a caldo alle cose che sono state dette nell'introduzione, e quindi spero insomma di avere comunque in qualche modo soddisfatto le domande almeno del nostro moderatore. Sicuramente, poi se c'è un altro giro insomma le chiederò qualche altra cosa, però sicuramente mi ha aiutato con un assist perfetto, diciamo, per il prossimo relatore, che è Nicola De Michelis, che da poco ha lasciato il ruolo di capo di gabinetto del commissario Cretu per tornare alla DG politiche regionali. Un assist perfetto, perché a questo punto le chiedo due cose su cui Caponnetto si è soffermato, cioè la prima, questa alterità, questa peculiarità italiana, diciamo, del contesto istituzionale italiano è percepita anche a Bruxelles, cioè è percepita, ma ovviamente non è ritenuta, come dire, un alibi sufficiente. In che misura, diciamo, però c'è questa percezione da Bruxelles? L'altra cosa è, Caponnetto diceva che forse si è sovrastimato, no, il problema della complessità procedurale. Nelle nuove regole 2021-2027 ci sono però delle semplificazioni sui controlli, sulle regole di ammissibilità. Quanto oggettivamente secondo lei sono, come dire, decisive, è d'accordo con l'analisi di Caponnetto che forse non c'è tutta questa complessità procedurale anche in vista del prossimo ciclo? Buongiorno. E intanto grazie al Senato della Repubblica per questo lavoro. Antonio ha ragione quando dice che questa è una politica valutata, ma ho un po' la sensazione che sia valutata e studiata dagli addetti ai lavori. È una politica che si presta male alla ipersemplificazione di questi tempi, ai Twitter, ai giudizi sommari, e quindi tutti i lavori che aiutano ad avere un dibattito pubblico, che a mio parere manca, su questa politica sono estremamente benvenuti, e questo lavoro è estremamente, estremamente interessante. Proprio perché la politica di coesione è una politica che aiuta a rilevare e a rivelare le forze e le debolezze dei funzionamenti delle amministrazioni pubbliche e delle politiche di sviluppo negli Stati membri. L'Europa è cosciente del caso italiano, per bacco. Permettetemi di sottolineare due aspetti, ce ne sono tanti, sollevati anche da Antonio. Il primo è quello del raccordo tra la politica di coesione europea e le politiche ordinarie nazionali. E qua ci sono due aspetti, uno squisitamente quantitativo, che è quello del rispetto del principio dell'addizionalità, che in questo Paese non è stato rispettato sistematicamente nel corso degli anni, e quindi evidentemente non si può chiedere a una politica che rappresenta il 50% della spesa in conto capitale o il 4,5%, come indicato nello studio della spesa pubblica nel mezzogiorno, di cambiare il volto di un paese.
e di cambiare il volto di una macroregione se nello stesso tempo le risorse nazionali mancano. Ma c'è poi anche un raccordo più qualitativo, e la storia dell'Abruzzo va in questo senso, e dice sì, fino a che c'è la politica le cose vanno, poi la politica non c'è più e per questo vuol dire che la politica non è stata in grado di piegare le politiche nazionali, di influenzarle, di cambiarne i metodi di funzionamento. Quindi la prima questione è quella del raccordo con le politiche nazionali. E poi il secondo punto è quello della rapidità della spesa. La velocità non è un sinonimo di qualità, ma la straordinaria lentezza della spesa è un dato negativo. E sulla questione delle regole europee basti dire che le regole sono le stesse per tutti. Sono le stesse in Spagna, in Italia, in Grecia, in Polonia, in Svezia, in Bulgaria. E sulla questione della rapidità ci sono due temi. Il primo è quello della governance, della capacità amministrativa. Francamente, io trovo che trovarsi nel 2018, dopo 30 anni di politica di coesione, a parlare di capacità amministrativa è un po' un problema. Ed è un problema che tra l'altro ha messo l'Italia in una posizione estremamente difficile nei negoziati, in cui l'Italia ha un interesse a difendere questa politica per ovvi motivi, ma è attaccata dai contributori che dicono ma scusate, non riuscite ad utilizzare queste risorse. Le abbiamo provate tutte, abbiamo sguinzagliato task force in giro per le regioni italiane, abbiamo, credo, una grande esperienza in corso adesso che è quella dei piani di riforma amministrativa. Facciamo tutto quello che sia necessario fare, utilizziamo pienamente il dettato e lo spirito del decreto legislativo 33 del 2013. La Commissione, nei negoziati a venire, che inizieranno fra poco, sulla programmazione 2021-2027, vi posso garantire che guarderà estremamente, con grande attenzione, non solo cosa si fa, ma come, e sulle strutture che verranno messe in piedi per far funzionare questa politica. La seconda questione è una questione sempre legata alla rapidità, sul ritardo operativo, sulla lentezza delle procedure di attivazione dei bandi di gara, della valutazione, delle procedure di contestazioni amministrative. In Italia un grande progetto infrastrutturale di oltre 100 milioni di euro prende 11 anni, 11 anni, il doppio che nella maggior parte dei paesi europei. Ero in Lombardia un mese fa per parlare degli interventi nella periferia milanese, piccoli interventi finanziati dai fondi strutturali, 33 mesi per iniziare i lavori. Quindi c'è un problema di regolamentazione nazionale che poco ha a che fare con i regolamenti europei. Come la proposta che la Commissione ha messo sul tavolo risponde ad alcune di queste questioni? Ci sono tante questioni, mi soffermo su due in particolare. La prima è che le regole, contrariamente a quello che la Commissione ha sempre fatto, spesso fatto nel passato, sono sostanzialmente stabili. Quindi le autorità di gestione, coloro che gestiscono questa politica, non dovranno spendere 2 anni per cercare di capire quali sono queste nuove regole, perché il grosso del funzionamento del sistema sono gli stessi. Ma con alcune novità. Alcune novità, a mio parere, che ne ho seguite 4 di riforme della politica di coesione, questa è forse la prima in cui si può dire che ci sono tutti gli elementi per semplificare veramente, snellire veramente il suo funzionamento. Però c'è un lavoro a monte che va fatto sull'utilizzo dei costi standard, sulla possibilità di rimborsare la spesa sulla base di obiettivi e non di giustificativi. Questo però, di nuovo, richiede a monte di aver preparato il terreno per poter utilizzare questi strumenti. Sul fronte dei controlli, degli audit, che sono la fonte normale di complessità, di frustrazione, la Commissione dice se un programma funziona, ha dimostrato di funzionare, i controllori della Commissione non li vedete più. Esagero un po', ma l'essenza è questa. Quindi ci sono potenzialmente i margini per
per un funzionamento più semplice di questa politica. E l'altro elemento, che non semplifica necessariamente, ma risponde all'altra questione, che è quello del raccordo con le politiche, è quello delle condizionalità, che è sempre un soggetto che crea grande tensione e grandi discussioni. Voi sapete che la politica di coesione ha tre tipi di condizionalità. Una, quella legata al patto di stabilità, che dice se un paese non rispetta il patto di stabilità rischia di ritrovarsi con i fondi strutturali sospesi. Una seconda che dice prima di spendere risorse in diversi ambiti bisogna assicurarsi che il contesto in cui questi fondi intervengono sia corretto, sia giusto, sia favorevole, e quindi per esempio se si fanno degli interventi in materia di efficientamento energetico bisogna prima avere le leggi nazionali in materia di standard energetici e così via in tutti i diversi ambiti. E c'è un terzo elemento su cui voglio soffermarmi due minuti, che è quello del collegamento con il semestre, col semestre europeo. Voi sapete come funziona il semestre europeo, la Commissione ha appena presentato la sua strategia annuale due settimane fa, a febbraio presenterà i suoi rapporti paesi in cui dirà questa è la nostra analisi di dove sta l'Italia, la Bulgaria, la Svezia e la Francia, e a maggio-giugno arrivano le raccomandazioni specifiche che di cui il Consiglio si appropria. Beh, questo semestre, il semestre 2019, sarà il primo semestre in cui ci sarà un pezzo importante dedicato ai fondi strutturali. Quindi questi due mondi che per lungo tempo non si sono parlati, quello della governance economica e quello degli investimenti pubblici, si collegano, l'avete già visto nella strategia presentata in modo molto, molto, molto sintetico qualche giorno fa, lo vedrete ancora di più nei rapporti paesi in cui ci sarà una sezione dedicata ai fondi strutturali in cui la Commissione dirà questo è quello che ci attendiamo dall'Italia e da tutti gli altri paesi sull'utilizzo dei fondi strutturali 2021-2027. Questo collegamento è importante e mi permette di concludere dicendo che l'Italia, come tutti gli altri paesi, saprà a febbraio qual è la posizione di negoziato della Commissione. E quindi il lavoro di preparazione dei nuovi programmi può iniziare. E l'invito è iniziamo a pensarci collettivamente. Non aspettiamo la conclusione dei negoziati finanziari e legislativi, perché sarà troppo tardi e ci ritroveremo, come nel periodo attuale, con due anni di ritardo di partenza dei programmi. Si può cominciare a ragionare oggi e avrete tutti gli elementi in mano per poterlo fare. Quindi l'invito è, questa politica va presidiata, il Senato lo sta facendo, va presidiata in Italia, va presidiata in Europa, e siamo pronti per iniziare la riflessione, la discussione con i paesi, con l'Italia sul prossimo ciclo di programmazione. Grazie. Grazie. Un invito insomma ad accelerare in vista della nuova programmazione, sempre che non ci siano appunto cattive sorprese legate alla procedura di infrazione, con ovviamente ripercussioni sulla sospensione dei fondi europei, questo come alea che va sempre tenuta presente. Allora, continuando però da questa parte del tavolo, Presidente Adriano Giannola, Presidente Svimez, questo rapporto in qualche modo, diciamo, secondo me vi rende giustizia di fronte a chi magari in passato qualche volta vi criticava per aver sottolineato troppo, per sottolineare continuamente il gap tra nord e sud, no? Perché è un rapporto che dice chiaramente che il Mezzogiorno è la più grande area meno sviluppata d'Europa, con un divario di PIL pro capite nord-sud superiore ai 40 punti percentuali, quindi fotografa una situazione nell'arco di un trentennio molto chiaro. Allora, la prima riflessione su cui la invito è questa. La seconda, per tornare ancora all'intervento di Antonio Caponetto, è su una norma che voi proprio della Svimez avevate fortemente sollecitato, che è quella del famoso 34% di spesa ordinaria minima in conto capitale al sud, cioè in rapporto alla popolazione, che era nata col precedente governo, ma aveva avuto complessità attuative enormi, forse era stata scritta in maniera un po' troppo complicata. Allora, la domanda è se secondo lei la nuova versione, che invece fa riferimento al DEF come cornice in cui inserire questa percentuale minima, consentirà di portare a casa veramente questo obiettivo che, insomma, oggettivamente è ambizioso, visti
visti le statistiche degli anni precedenti. Grazie. Cerco di partire con alcune osservazioni sul GAP. Diciamo che questa è anche una considerazione sulla ricerca. Cioè, in questo caso è una ricerca utilissima sia perché dà una percezione di quello che è una valutazione a livello europeo di questa politica, sia perché poi venendo all'Italia ne dà una, un approfondimento che credo dovremmo collegare a quello sia che hanno detto prima chi mi ha preceduto, cioè sostanzialmente, ma anche a un dato, a un quadro di fondo che è molto diverso, molto particolare per quello che riguarda l'Italia a livello europeo. Cioè, l'Italia è il paese che è crollato tra i grandi paesi, ma anche tra i piccoli. Cioè è drammaticamente un paese che non ha avuto né convergenza né coesione, ma in senso non per un differenziale, ma per un segno opposto, che ha portato a una divaricazione ulteriore di un problema storico. Vabbè, non entriamo nel merito. Allora, in questo ambito, io mi aspetterei, questa è una sollecitazione, che questa ricerca continui con un discorso molto più preciso su questa anomalia, perché questa è un'anomalia clamorosa all'interno del sistema europeo. È chiaro, alcune risposte ce le dicono, se queste risorse sono le uniche poi di fatto che sono state impegnate con una strategia che ha portato a questo, beh, allora poi certe metodologie ovviamente non è che possono essere collegate per cogliere anche questo aspetto di fondo che non è mai emerso né formalmente né, ma nella sostanza ha determinato questi risultati. Io qui la ricerca adesso tanto per, c'è un punto che è molto interessante almeno dal punto di vista mio del lavoro di De Stefanis, Marinuzzi e Tortorella, dove si fa un'affermazione che poi ci porta al discorso del 34%, perché qua si dice sostanzialmente che l'effetto è positivo delle politiche anche in Italia. Cioè, potrebbe sembrare molto piccolo questo effetto, però si noti tuttavia che al momento i fondi strutturali comprensivi dei cofinanziamenti nazionali sono appena superiori all'1,5% del PIL nelle regioni del Mezzogiorno. Qualora, sempre a titolo esemplificativo, questo rapporto quadruplicasse, raggiungendo livelli paragonabili a quelli che hanno caratterizzato di recente l'economia di altri paesi, la Polonia, il divario del PIL pro capite tra nord e sud Italia, sempre in termini squisitamente quantitativi, potrebbe ridursi di circa 10 punti percentuali. Allora, questo fa capire l'enorme, il vallo che esiste tra un modo di valutare questa politica in Italia rispetto alla fisiologia che è più o meno, adesso non so quanto sostitutive siano queste risorse in altre realtà, ma sicuramente questo ci porta allora appunto al discorso del 34%. Quel discorso del 34% non è per una solo così formale sistema equitativo, ma per imporre un rispetto di una cosa che formalmente si dice deve essere, ma sostanzialmente si fa e si sa che non è. Allora, poi dopo ci possiamo lamentare sulla complessità, i ritardi, eccetera, eccetera, però oggettivamente, anche se non avessimo nessun ritardo, i risultati sarebbero particolarmente deludenti. Sul 34%, non so se oggi sia più semplice di prima, qui magari appunto il dottor Caponetto può dire cose molto più, perché qui noi abbiamo provato, appena c'è stato il decreto del febbraio 2017, a entrare nel merito
di quel decreto. E il compianto Paolo De Ioanna ci spiegò come si era provato con il governo Ciampi a fare il 40%, non il 34%, e ci spiegò l'enorme complessità di quella norma da applicare, che doveva essere applicata entro il 2018. Noi non sappiamo oggi se, e abbiamo lavorato per capire in parte come Svimez, anche sulla base di quello che si era fatto allora, per capire, diciamo, come iniziare a portare avanti questo discorso, che è molto complesso. Quindi noi siamo sicuri che nel 2019 non sarà, diciamo, realisticamente sicuri, ci auguriamo di sbagliare, che non sarà rispettata, e forse nel 2020 potremmo avere un approccio che si avvicina a quell'obiettivo. Tanto più che giustamente la ministra attuale ha ampliato il perimetro del 34%, cosa che noi avevamo già definito. Su quello noi abbiamo anche fatto allora una proposta prudenziale. Nella misura in cui queste cose non si realizzano, e non si realizzeranno, e non si sono già realizzate, creiamo un fondo a cui debbono essere attribuite virtualmente risorse che si aggiungeranno al 34% quando ci si arriva, destinate evidentemente per obiettivi coerenti con questo discorso. Ora, perché questo disastro? Perché è un disastro, a mio avviso, questo, il consuntivo. È un disastro nazionale ed è un disastro sul problema cruciale che si vuole sempre un po' accantonare del dualismo italiano. E in parte c'è in questa ricerca, sia quando si parla dell'Europa, sia quando si parla dell'Italia, una resipiscenza rispetto al modello place-based, che è, a mio avviso è una delle cause serie di fallimenti nella nostra politica. Non perché il place-based non sia né intellettualmente né, come dire, operativamente una cosa inutile, ma non può essere la cosa su cui fai le politiche regionali. Qui si parla spesso di politiche nazionali, quando si fa la differenza tra Germania, Italia, Inghilterra e così via, per l'occupazione, per il... e poi si dice, ma perché c'è una politica nazionale? Quindi la politica regionale non è una cosa da affidare al locale, è una politica che ha, evidentemente, deve avere una forte connotazione, obiettivi e così via, nazionali, che si traducono anche poi in una armonica costruzione di politiche place-based. Quando diciamo il top-down o bottom-up, tutte queste storie qua, poi quando andiamo a vedere oggi, facciamo l'esempio Industria 4.0, come funziona? Beh, se andiamo a vedere a livelli locali funziona in modo diversissimo, al sud no, praticamente ci andrà il 9%, al nord... E allora lì vogliamo avere una politica nazionale che corregga queste cose, perché il bottom up ci dice semplicemente questo, e sappiamo quanto urgente sia invece quel tipo di aggiornamenti e di... E vengo, giusto per ricordare, ma nell'ultimo contributo di Provenzano e Petraglia, quando si parla un po' complessivamente, il tema è molto interessante, perché noi all'interno di questa Unione Europea siamo ultimi per gli indici, adesso che i nomi non me li ricordo, ma l'indice di competitività o l'indice di progresso sociale, ultimi per quello che riguarda le opportunità. E allora questo è un segnale molto, a mio avviso, allarmante di un'esigenza di correzione, proprio di impostazione delle nostre regole e stimoli alle politiche territoriali, perché queste evidenze che ci mettono praticamente dietro la Bulgaria, dietro le cose, proprio, su alcuni aspetti molto precisi. Le opportunità, adesso non li ho,
l'innovazione, eccetera, eccetera. E quando si dice in un di questi contributi che perché la Germania è diversa dall'Italia in questa eterogeneità anche a livello territoriale, ma si dice perché per il Mezzogiorno c'è stata una scelta precisa, uno sviluppo locale basato sulla bassa produttività e sulla tentare di difendere l'occupazione con una politica di bassa produttività, di grande assorbimento del lavoro. È chiaro che al primo urto della crisi questo è crollato. Oggi il Mezzogiorno ha 300.000 posti in meno di lavoro di quanti non ne aveva nel 2007. Ci abbiamo ancora questo enorme gap. Allora la politica nazionale e rispetto alle politiche territoriali non possono essere schizofreniche praticamente. Seguo una cosa e poi dico a parole di farne un'altra e poi non faccio neanche quella perché in più uso quei pochi fondi, perché poi sono relativamente pochi, se lo vediamo come cosa complessiva. E allora, questo è un elemento. L'altro elemento rilevante, chiudo subito, ma lo accenno, è che a maggior ragione il problema della politica nazionale è fondamentale rispetto agli esiti delle politiche di coesione. Perché noi siamo un paese dualistico, quindi dobbiamo tener conto, ed è l'unico grande paese che ha questo problema, e quindi abbiamo avuto, e qui devo dire, faccio una critica allora all'Europa, abbiamo avuto delle regole che hanno imposto a un paese dualistico la impossibilità di tener conto di questo suo dualismo. E allora ogni shock che questo paese ha avuto si è automaticamente riverberato sulla parte debole del sistema. Quando si parlava della concorrenza, vi ricordate, la fiscalità differenziata è stata resa impossibile dalla Commissione europea della concorrenza quando già c'era l'euro, quando non c'era un problema, come dire, di differenti valute, ma c'era solo un problema di casomai di differenti regole. E allora in un sistema con differenti regole imporre le stesse regole, diciamo, generali a tutti vuol dire ovviamente penalizzare chi è più debole da quel punto di vista. E il caso è stato, nel caso italiano, quindi c'è un discorso macroeconomico europeo e poi la politica nazionale all'interno di questa difficoltà macroeconomica europea, perché fino a che non si fa una politica fiscale più omogenea queste differenze sono fortissime. Pensiamo all'Irlanda, la dinamica dell'Irlanda rispetto alla dinamica del Mezzogiorno, la dinamica della Polonia rispetto alla dinamica del Mezzogiorno. Ormai la Polonia sta superando l'Italia, noi stiamo perdendo rispetto alla media OCSE 20 punti di reddito pro capite. E ancora crediamo che la Lombardia sia leader in Europa. No, la Lombardia è quarantesima. Abbiamo uno strabismo incredibile e all'interno di questo strabismo paghiamo un costo molto elevato al differenziale interno italiano. Quindi io credo che questo tipo di indagini siano fondamentali e in questo momento io quello che invito a fare è di proseguire su questi aspetti, perché quando si dice la politica nazionale conta, sì, in un sistema dualistico come il nostro, che è molto particolare, come conta, e come conta il rapporto con l'Unione Europea, con le regole generali. Dopodiché, e chiudo con una cosa, qualche cosa si è fatto, perché il 34% già è un tipo di condizionamento delle politiche nazionali. La zona economica speciale, che è stata messa in pista da un anno, che non ha però partita, è un altro elemento che conta, perché la Polonia, se andiamo a leggercela, ci ha superato perché ha 14 zone economiche speciali. Quanti anni abbiamo messo perché avessimo il lascia passare per fare paese dualistico delle zone economiche speciali al sud, nei porti del sud? Allora,
E qui un ultimo elemento che vorrei mettere qui in discorso che faccio. Nello spazio sociale europeo, come si chiama? C'è questa del 1999, se non sbaglio. È un tema che è rimasto a parte. Europa 2020 è un altro tema che, secondo me, è importante riprendere in un'ottica di politiche di coesione. In che senso? Nel senso che se l'obiettivo dell'Europa è davvero uno sviluppo, diciamo, inclusivo e sostenibile, pensiamo al problema del mutamento climatico, ma allora una priorità dell'Europa proprio operativa dovrebbe essere quella di razionalizzare la sua operatività in un mondo in cui il problema, per esempio, climatico diventa un vincolo pesantissimo. C'è chi dice tra 12 anni c'è la catastrofe, se continuiamo così. In questo ambito credo che, allora ecco, come Italia, e qui vengo, noi avremmo degli spazi incredibili di rovesciare il tema del dualismo in un vantaggio se abbiamo una strategia corrispondente, se chiediamo all'Europa di essere coerente con la sua missione di sviluppo sostenibile. Quando diciamo le ZES, noi almeno della Svizzera, cosa abbiamo in mente? Un sistema di aree semplificate, e questo è, questo governo ancora non ha dato il decreto sulla semplificazione, che costruiscano le condizioni affinché effettivamente l'Italia diventi un polo logistico fondamentale per tutta l'Europa, e questo dovrebbe essere cogente addirittura per tutta l'Europa se effettivamente vuole procedere in un discorso di sviluppo sostenibile. Cioè, questa sarebbe la razionalizzazione del sistema, e quindi finalmente avere anche una banale pezza d'appoggio per un discorso euro-mediterraneo, perché in termini di risparmio di risorse e inquinamento il Mediterraneo fa risparmiare il 50% di tutto l'inquinamento che si ottiene oggi con i trasporti da Suez in Europa, per destinazioni che specifica chiaramente. Allora, questo per esempio sarebbe un tema, altro che il 1% di flessibilità, e ovviamente comporta, da nostro punto di vista, cambiare completamente visione sul ruolo delle politiche territoriali. Questo evento vuol dire attrezzare il territorio, e quindi quando parliamo delle ZES vuol dire fare un discorso molto chiaro e preciso e anche molto condizionante. A quel punto l'Europa non potrebbe risponderci: ma voi non avete le strutture. Chiaro, dobbiamo fare quelle strutture per avere quel tipo di ribilanciamento delle politiche di coesione. È un discorso praticabile. Credo che però, se siamo convinti che c'è questo vincolo, questo è un discorso non solo praticabile, ma necessario per noi e per l'Europa in generale. Quindi io penso, e mi scuso se ho debordato forse dal tema, ma ecco, un'istituzione come questa, con i compiti di cui si diceva prima, aperta a un libero pensiero per fare libere proposte, un tema di questo genere dovrebbe essere oggetto effettivamente di una indagine che apre un capitolo sempre citato ma mai praticato, almeno a livello di grandi intenzioni. Grazie. Grazie Presidente Giannola. Allora, Ferdinando Nelli Feroci, Presidente dell'Istituto Affari Internazionali. C'è un passaggio del rapporto che si sofferma su un aspetto, cioè probabilmente la grande crisi, la doppia crisi economica ha fatto emergere tutta la fragilità di un sistema
che puntava invece su un modello di convergenza, di sviluppo equilibrato, ha dimostrato che probabilmente quel modello con la crisi è andato in crisi, è andato in crisi, per diciamo, fare un gioco di parole. Ora, lei è stato rappresentante permanente per l'Italia presso l'Unione Europea tra il 2008 e il 2013, proprio negli anni della crisi. Allora mi veniva come una curiosità se questo tema in qualche modo era mai stato oggetto di riflessione, cioè se in quegli anni ci si è posto il problema che la crisi stava mettendo veramente a rischio un modello, però è soprattutto un modo per poi chiederle, guardando avanti, quali sono le sue aspettative verso il nuovo ciclo di programmazione, che arriva in un momento economico-finanziario diverso, ovviamente, più con prospettive più favorevoli. Grazie. Prima di tutto io vorrei ringraziare l'ufficio valutazione impatto del Senato per avermi invitato e anche per la qualità di questo rapporto che è stato elaborato, promosso dall'ufficio valutazione impatto con la collaborazione di IFEL e dell'Associazione Italiana di Studi Regionali. Faccio una premessa, io non sono un esperto di politiche di coesione, lei lo ha detto, però ho avuto l'avventura o la disavventura di essere coinvolto personalmente in due negoziati sulla programmazione del bilancio dell'Unione, quello che si concluse nel 2005 e quello che si concluse nel 2012. E quindi questo mi porterebbe a parlare soprattutto delle prospettive che si sono aperte con la presentazione da parte della Commissione delle nuove proposte per il ciclo di programmazione 21-27 e anche cercando di illustrare le caratteristiche delle proposte della Commissione, soprattutto per quanto riguarda il futuro delle politiche di coesione. Ma una prima risposta la devo alla sua domanda, che è quella di che cosa è successo in quegli anni in cui io ero a Bruxelles. Devo dire che soprattutto in quegli anni la concentrazione prioritaria delle risorse politiche e umane fu tutta dedicata alla esigenza di adottare in situazioni di emergenza e con problemi enormi che erano la conseguenza dell'arrivo in Europa della crisi finanziaria che si era sviluppata negli Stati Uniti, evitare il collasso della nostra moneta comune, tamponare in qualche modo le carenze della governance della nostra moneta comune con misure che in qualche modo in quel periodo sono riusciti ad evitare il peggio, ma che oggi dovrebbero essere sempre in qualche modo completate, sempre che ve ne sia la volontà politica. Quindi quel periodo fu caratterizzato soprattutto da questa esigenza e da questa necessità. Evitare il peggio, evitare che la crisi travolgesse quella costruzione che si rivelò all'epoca molto fragile della nostra moneta comune, inserendo qua e là dei correttivi ad una governance che, quando era stata concepita, non aveva mai preso in considerazione l'ipotesi di una crisi finanziaria di quelle dimensioni e di quella portata. Veniamo un attimo però al tema che mi premeva di illustrare, che in qualche modo si collega a quello della valutazione sull'impatto delle politiche di coesione in Italia, in particolare, che è l'oggetto del rapporto. Ci sta avvicinando la fine del ciclo di programmazione 14-20, quindi è giusto che ci si cominci a interrogare su che cosa ha funzionato, su che cosa non ha funzionato, però è anche giusto cominciare a riflettere su che cosa fare e come muoverci nell'ambito di questo negoziato sul prossimo ciclo di programmazione finanziaria. Una premessa di carattere generale: la Commissione nel maggio scorso ha fatto una proposta che io definirei certamente non rivoluzionaria ma molto coraggiosa. Perché dico questo? Io qui mi riferisco al quadro complessivo, perché in una situazione in cui il bilancio dell'Unione perde o perderà uno dei maggiori contribuenti netti, penso al Regno Unito, quindi subirà una riduzione netta di risorse all'anno dell'ordine dei 12-13 miliardi di euro, la Commissione ha comunque proposto un tetto complessivo di spesa abbastanza ambizioso. Dico abbastanza perché tutto è relativo, è ovvio che ci potremmo aspettare e augurare molto di più, ma date le condizioni politiche mi sembra che proporre una spesa complessiva in stanziamenti per impegni di 1.135 miliardi, pari all'1,11% del PIL comunitario, è comunque una proposta abbastanza ambiziosa. Non credo che arriveremo
alla fine del negoziato con questo tetto di spesa. L'esperienza dei negoziati precedenti ci dice che comunque questo tetto di spesa subirà un ridimensionamento, ma si parte probabilmente sotto questo profilo sul verso e in una direzione corretta. Aggiungo che per tenere conto di una spinta che veniva da molte parti in Europa, la proposta della Commissione prevede un ridimensionamento, non drammatico, ma comunque un certo ridimensionamento delle due maggiori voci di spesa, le voci di spesa tradizionali, che sono l'agricoltura e la coesione. Non è, ripeto, una riduzione drammatica, colpisce più l'agricoltura della coesione, ma in qualche modo ridimensiona anche i fondi per la coesione. Tutto questo per consentire maggiori margini di spesa su quelli che oggi si chiamano i beni pubblici europei o i nuovi beni pubblici europei, no? Che sono soprattutto collegati al tema della sicurezza, della protezione dei cittadini, controllo delle frontiere, la gestione dell'immigrazione, anche la difesa, la grande novità è un fondo per la difesa. Non so, io non sono qui per parlarvi delle proposte in generale della Commissione, ma per concentrarmi invece su quello che la Commissione ha proposto per le politiche di coesione. E vorrei sottolineare un aspetto importante che è quello che menzionava Nicola De Michelis, il quadro regolamentare sostanzialmente non cambia. Questo, le cose che ha detto De Michelis sono molto giuste e molto corrette. C'è qualche innovazione che mi permetterei di citare, ma non riguardano in maniera sostanziale il quadro regolamentare. C'è uno stanziamento complessivo di 374 miliardi di euro, se si considera non solo il fondo di sviluppo regionale, ma anche il fondo sociale, perché nella interpretazione che si dà a Bruxelles anche il fondo sociale partecipa delle politiche di coesione e naturalmente il fondo di coesione. Al fondo di sviluppo regionale vengono attribuiti 273 miliardi di euro, per il fondo sociale 101 miliardi di euro. C'è una riduzione, e questo ha un impatto significativo sui ritorni per l'Italia, del fondo di coesione. Questa è una misura che colpisce, perlomeno nelle proposte della Commissione, colpisce soprattutto i paesi dell'Europa centro-orientale. Sono previsti sicuramente degli interventi di semplificazione, e questo lo si sta esaminando nel contesto della trattativa appena avviata sui regolamenti e non fa parte tanto della presentazione del quadro complessivo. Ci sono però già due novità importanti che vorrei sottolineare. Una, c'è una maggiore concentrazione rispetto al passato su un numero più ridotto di grandi macro obiettivi. Sono 5 nell'ultima proposta della Commissione. Li cito rapidissimamente perché sono gli assi su cui poi si dovrebbero orientare i programmi nazionali e i programmi regionali. Sostegno all'innovazione, alla digitalizzazione, con un'attenzione particolare alla piccola e media impresa, sostegno agli investimenti nella transizione energetica, quindi lo sviluppo delle rinnovabili, contrasto del cambiamento climatico, sostegno alle reti infrastrutturali, materiali e immateriali, sostegno all'occupazione di qualità e quindi anche alla formazione e all'istruzione, sostegno allo sviluppo sostenibile e anche allo sviluppo urbano. La novità forse più importante, che ci riguarda da vicino, concerne la modifica parziale dei criteri di distribuzione delle risorse della coesione tra i Paesi membri. Cioè, rispetto al passato, in cui il criterio in assoluto prevalente, quasi unico, era il reddito pro capite delle regioni, oggi nella proposta della Commissione si aggiungono 3 criteri nuovi che in qualche modo vanno ad integrare il criterio del reddito pro capite. C'è un riferimento ai livelli di disoccupazione, in particolare ai livelli di disoccupazione giovanile, un criterio che inciderà per il 15% nella distribuzione complessiva delle risorse. C'è un criterio che riguarda la presenza di cittadini extracomunitari, quindi diciamo in qualche modo la presa in conto dei fenomeni migratori, e c'è un criterio che incide meno degli altri, che riguarda la produzione di CO2, quindi serve in qualche modo ad incentivare, se vogliamo, politiche friendly nei confronti dell'ambiente e del contrasto del cambiamento climatico. Resta, qui non ci sono grosse novità, la distinzione nelle 3 grandi categorie di regioni: le regioni meno sviluppate, che una volta si chiamavano regioni dell'obiettivo 1,
reddito pro capite sotto il 75%, a cui verranno assegnate complessivamente il 62% delle risorse complessive a disposizione delle politiche di coesione, le regioni in transizione tra il 75 e il 100% e le regioni più sviluppate, che avranno naturalmente una dotazione minore, solo il 14%, quelle il cui PIL pro capite supera il 100%. E poi c'è torna nella proposta della Commissione, non è una novità, era logico e legittimo aspettarselo, il tema delle condizionalità. De Michelis l'ha già accennato, due in particolare sono collegate al tema delle condizionalità macroeconomiche, so che piacciono poco in Italia, abbiamo avuto lunghissime discussioni su questo tema con il mio amico Fabrizio Barca in passato, credo che dovremmo rassegnarci a ritrovarcene, queste condizionalità macroeconomiche a mio avviso fanno bene al Paese, la prima è quella collegata al rispetto delle regole e degli obiettivi in materia di disciplina di bilancio, la seconda è quella collegata al tema della coerenza con le raccomandazioni del semestre europeo, che vuol dire in pratica una coerenza con le politiche di riforma che devono essere elaborate dagli Stati membri beneficiari, ma in qualche modo, se posso dire, bollinate, vittimate dall'Unione Europea nel quadro di quel processo che si chiama semestre europeo e che si conclude con le decisioni del Consiglio europeo di marzo normalmente. C'è poi una condizionalità nuova che De Michelis non ha citato, non so se non l'ha citata perché pensa che non verrà mai approvata, io credo che alla fine finirà così, ma è un segnale importante, è un segnale interessante. È una condizionalità che la Commissione ha proposto per la prima volta collegata al rispetto delle regole dello Stato di diritto. Se posso aggiungere una mia critica personale, la proposta della Commissione è debole perché collega questo rispetto delle regole del diritto al buon funzionamento dei fondi europei, o meglio all'evitare che si producano dei danni al bilancio dell'Unione. Lo vedo complicato questo collegamento, sono sicuro che ci saranno enormi resistenze, già lo si è visto nelle prime battute da parte di quei paesi, penso soprattutto ai paesi che oggi sono in procedura di infrazione per mancato rispetto delle regole della rule of law, tanto per essere chiari Ungheria e Polonia, però è un segnale importante ed è la cosa che mi interessa sottolineare, in qualche modo il recepimento da parte della Commissione di una proposta che era stata fatta dal precedente governo italiano. Non so se l'attuale governo italiano la vorrà sostenere in sede di negoziato, questo non sono al corrente, ma a mio avviso meriterebbe di essere sostenuto anche sapendo che difficilmente arriverà in porto. Che cosa comporta tutto questo per l'Italia? Comporta, e questo soprattutto per il combinato disposto della riduzione delle dotazioni per il fondo di coesione e dell'introduzione di nuovi criteri di distribuzione, comporta un aumento complessivo delle risorse rispetto al ciclo precedente di programmazione. Secondo i miei dati si passerebbe da qualcosa di più di 36 miliardi di euro a qualcosa di più di 38, 36 dell'attuale ciclo, 38 per il futuro ciclo. Che cosa fare? Allora, io qui mi permetterei di segnalare qualcosa che poi il governo dovrebbe presidiare nel negoziato. Primo punto, dobbiamo essere consapevoli che ci sarà un attacco concentrico da parte dei grandi contributori netti, con l'esclusione dell'Italia, a questa proposta della Commissione. Inevitabilmente, primo perché i tetti di spesa saranno considerati troppo elevati, secondo perché le risorse messe a disposizione della coesione saranno considerate troppo elevate. È una storia che si ripete regolarmente ogni volta che si va a negoziare il ciclo di programmazione. Penso che assisteremo alla stessa dinamica anche questa volta. Quindi presidiare in qualche modo la proposta della Commissione per quanto riguarda la dotazione dei fondi strutturali, ma qui evidentemente io vorrei prendere lo spunto da un suggerimento che ha dato De Michelis, bisogna essere molto credibili. Bisogna essere molto credibili perché altrimenti difendere i miliardi di euro che ci vengono assegnati
senza essere capaci di dimostrare che li sappiamo utilizzare ed utilizzare bene, rende la nostra posizione molto debole. Dovremmo, se posso aggiungere, difendere la proposta della Commissione anche per quanto riguarda i criteri di attribuzione o di distribuzione, perché certamente non piaceranno agli amici ungheresi, agli amici polacchi, ma certamente vengono incontro alle nostre preoccupazioni e al nostro interesse, il nostro interesse nazionale. A volte mi viene da pensare, ma qui a pensare male si fa peccato, ma qualche volta cogliamo nel segno, che questa proposta così generosa da parte della Commissione nei nostri confronti sia in qualche modo motivata, e qui forse Nicola De Michelis mi potrà dare una risposta, dall'esigenza di evitare che il saldo netto negativo italiano salga al di sopra di una soglia che lo renderebbe insostenibile. Avete sentito sicuramente citare anche nel dibattito politico di questi mesi che l'Italia paga troppo al bilancio dell'Unione rispetto a quello che riceve. Da qui ecco l'esigenza, a mio avviso, colta in maniera molto accorta dalla Commissione, di evitare che questo saldo netto diventi eccessivo e quindi insostenibile. Sulle condizionalità, so benissimo che ci saranno resistenze da parte italiana, personalmente le ritengo giuste, legittime e fondate, ma qui insomma non sono io che devo decidere, immagino che ci sarà qualche resistenza. Io credo che noi dovremmo difendere comunque e soprattutto la condizionalità collegata al rispetto della rule of law. Ma soprattutto, e questo diciamo, sembra il messaggio più evidente che è emerso da quanto abbiamo sentito finora, dalle conclusioni del rapporto, dagli interventi di chi mi ha preceduto, dobbiamo attrezzarci per tempo per organizzare meglio il prossimo ciclo di programmazione finanziaria. Le regole non sono cambiate e quindi possiamo partire da domani mattina, se non si è già partiti. Mettere in moto meccanismi di coordinamento con le regioni, migliorare tutta quella governance che ha fatto oggetto di critiche così specifiche e dettagliate, e anche le capacità istituzionali che, con l'assenza di capacità istituzionali che in qualche modo spiegano la nostra modesta performance in materia di utilizzo dei fondi strutturali. Infine, qui è un tema molto complesso, molto difficile, ma c'è qualcosa che mi ha sempre colpito e che continua a colpirmi, è la scarsa capacità o volontà o determinazione di comunicare quanto di positivo c'è nelle politiche regionali e nelle politiche dell'Unione alle opinioni pubbliche nazionali. O perlomeno questo è un fenomeno molto italiano. Oggi c'è come una specie di pudore a parlare di politiche di coesione, di politiche regionali, forse perché ogni volta che se ne parla è per sottolineare le inadempienze e le inadeguatezze. Invece questa è una straordinaria risorsa che viene messa a disposizione del bilancio dell'Unione, e in un momento in cui l'Unione Europea è sotto attacco quotidiano costante per quello che non fa o per troppo poco che fa per i cittadini italiani, per i cittadini europei in generale, parlare di più delle politiche di coesione, parlare di più dei fondi europei che arrivano in Italia, forse farebbe un servizio all'immagine dell'Europa presso le nostre opinioni pubbliche nazionali. Grazie. Bene. Grazie all'ambasciatore Nelli Ferrucci per qualche spunto che sicuramente tornerà utile poi nel prossimo giro. Allora, concludiamo il primo con Alberto Zanardi, consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, al quale chiederei subito un parere su un tema che so, insomma, che lui è, su cui lui è molto attento, cioè un elemento emerso anche dalla presentazione iniziale del professor Pellegrini, cioè la necessità di un coordinamento forse più stretto fra i vari livelli, anche livelli di politiche, livelli di governance locale, nazionale, sovranazionale. Sì. Dunque, innanzitutto ringrazio per l'invito. Io non sono un addetto a lavori di questi temi, quindi non sono in grado di riportarvi elementi che vengono dalla sala macchine. Però sono un lettore attento e in modo particolare io devo dire ho apprezzato molto il volume da cui che prende spunto questa discussione di oggi. È una collezione di lavori recenti, quelli scientifici sono già stati pubblicati, ma che messi un po' tutti insieme ci permettono in modo anche sistematico
ci permettono, mi sembra, di mettere meglio a fuoco alcuni punti fondamentali, che sono quelli che Guido Pellegrini fondamentalmente ha richiamato. Arrivo subito alla risposta. Come dei flash dico quali sono le parole chiave che io ho colto leggendo il volume. La prima parola chiave è eterogeneità, e cioè emerge effettivamente il fatto che in generale, nel complesso, a livello europeo ci sia un effetto positivo, statisticamente positivo, ma tendenzialmente modesto, delle politiche di coesione, e però poi al di sopra di questa media o al di sotto di questa media c'è una fortissima eterogeneità, un'eterogeneità che riguarda singole regioni, singole aree, singoli paesi. Mi sembra che un diciamo risultato interessante sia questo effetto paese che emerge collegato probabilmente alla qualità istituzionale dei singoli attori istituzionali. Questo ovviamente comporta risultati fortemente eterogenei, differenziati nei processi di convergenza fra i vari paesi a livello sovranazionale. È una eterogeneità che, fra l'altro, Guido Pellegrini lo sottolineava, non solo riguarda lo spazio, ma riguarda anche il tempo. E questo mi sembra di nuovo un risultato, o comunque un punto interessante. Per alcuni territori gli effetti sono stati soltanto contingenti, quindi utilizzando un po' un gergo da policy evaluation, sono stati collegati strettamente al periodo di somministrazione del trattamento. In altri casi, quelli diciamo più virtuosi, hanno innescato invece un percorso di crescita persistente e autosufficiente. La seconda parola chiave è contestualizzazione. Alla ricerca del perché, di quali sono le ragioni sottostanti a questa eterogeneità, l'elemento fondamentale è, al di là dell'intensità ovviamente del trattamento, quindi dei fondi impiegati, è il fatto che esiste una, diciamo così, variabile esplicativa fondamentale, che è questo, diciamo così, concetto molto generale di capitale territoriale, dove ci sta dentro veramente un po' di tutto. Ecco, i confini di questo capitale territoriale sono un po' slabrati, ecco, quindi possiamo togliere e mettere un pochino come ci fa comodo. Comunque capitale fisico, capitale umano, capitale sociale, oltre a capacità istituzionali. Effetti diretti, effetti indiretti, perché poi, appunto, collegandosi a quello che si diceva prima, le politiche di coesione possono migliorare la dotazione di capitale territoriale e quindi favorire, diciamo, una persistenza di lungo termine degli effetti delle politiche di coesione. Il terzo punto, e allora arrivo alla questione che è stata sollevata dal dottor Fotina, è la questione, la terza parola d'ordine, mi sembra che è quella della complementarietà, coordinamento, raccordo tra le varie politiche. Quindi fondi strutturali europei, politiche nazionali, politiche regionali. Queste devono avere ovviamente un coordinamento fra di loro, quantomeno perché presi da solo, è stato detto, i fondi strutturali europei hanno le spalle gracili, è un'espressione che è stata utilizzata una settimana fa in un convegno di IFEL, si tratta di spalle piccole rispetto alle grandi aspettative che gli vengono caricate sopra. Quindi serve ovviamente non lasciare sola la politica di coesione, ma renderla coerente in termini di obiettivi, in parte anche in termini di strumenti, con gli altri strumenti, con gli altri elementi dello strumentario che il policy maker ha a disposizione. Ma dunque la complementarietà, che è un punto critico quindi, deve essere cercata sia verso l'alto che verso il basso. Deve essere cercata verso l'alto innanzitutto, e qui ritorno a una questione che è stata appena richiamata, cioè diciamo rapporto con la governance macroeconomica europea. Il sistema delle regole europee indubbiamente ha avuto degli effetti diciamo manifesti nel nostro paese, guardando diciamo a quella che è stata la storia recente della spesa in conto capitale in Italia, vediamo ovviamente la
totale annullamento, la cancellazione del principio di addizionalità. Rivedevo ieri, preparandomi un po' per la discussione di oggi, l'andamento della spesa pro capite fra macro aree in Italia negli ultimi 15 anni è sostanzialmente uguale al nord, centro-nord da una parte al sud. La composizione ovviamente è cambiata perché le politiche al sud, soprattutto, e in termini parziali sul territorio nazionale, quello che è succeduto è stata una sostituzione ovviamente delle risorse nazionali schiacciate, diciamo così, o vincolate dalle regole di finanza pubblica a livello europeo con i finanziamenti europei. Allora, il principio dell'addizionalità è ovviamente un principio negato, forse un punto che non è emerso nella discussione di oggi è che nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 21 e 27 forse l'esplicitazione di questo principio verrebbe cancellata, e la sua cancellazione è un altro segno forse del fatto che in questo nuovo ciclo in parte si sta perdendo in qualche misura la centralità, diciamo, dell'obiettivo del core business delle politiche di coesione, ovvero ovviamente quello della riduzione degli sviluppi territoriali, il sostegno alla convergenza, per lasciare un po' di spazio a politiche di sviluppo, di sostegno trasversale agli investimenti e politiche più semplicemente di natura redistributiva. Venendo un pochino dietro a quello che richiamava l'ambasciatore Nelli Feroci prima, io credo che la costruzione del nuovo quadro finanziario pluriennale sia oggettivamente un esercizio di difficile equilibrismo, stretto fra riduzione delle risorse per l'uscita del Regno Unito, stretto tra la non disponibilità a trovare e diciamo così a rendere disponibili nuove fonti di finanziamento, è ancora stretto dalle esigenze di finanziamento dei nuovi beni pubblici europei. In questo quadro devo dire che le politiche di coesione, tenendo conto di tutti questi vincoli, francamente non ne sono uscite male, e non ne sono uscite male poi in modo particolare per quanto riguarda l'Italia, sulla base appunto soprattutto del cambiamento dei criteri di assegnazione. Ma ritorno alla questione del coordinamento con le politiche, con la governance, con il framework macroeconomico europeo. Ma io ho qualche dubbio su una proposta che viene avanzato nell'ultimo capitolo del rapporto riguardo alla questione del superamento del vincolo della condizionalità macroeconomica per quanto riguarda soprattutto il patto di stabilità e crescita. Di nuovo, chi mi ha preceduto ha espresso qualche riserva sul punto, anche se la sensibilità a livello nazionale è molto forte su questa questione. Io credo che questa non sia una strada promettente, opportuna, per cercare, per diciamo così, avviarsi su un percorso di un maggiore coordinamento tra le politiche di coesione e il framework macroeconomico, perché daremo forti segnali distorsivi su altri piani delle scelte dei policy maker. Quindi io credo che francamente l'elemento del vincolo della condizionalità macroeconomica, e forse a maggior ragione quello riguardo alle raccomandazioni che emergono dal semestre europeo, debba essere fortemente mantenuto. La via opportuna, ma capisco che queste parole siano veramente molto leggere, dovrebbe essere un'altra, peraltro sostenuta ed evidenziata sempre nel capitolo finale del rapporto, e cioè quella di ampliare a livello di sistema di regole sovranazionali, di framework europeo, gli spazi per gli investimenti attraverso l'introduzione, la previsione esplicita di una golden rule sugli investimenti pubblici strategici. Il coordinamento però va cercato anche verso il basso, ovviamente, cioè verso le politiche nazionali e regionali. Io qui, di nuovo, pensando a ieri a come discutere il rapporto,
mi è venuto in mente, diciamo, un pensiero un po' lontano, quando mi interessavo soprattutto di federalismo fiscale, ai tempi della riforma sul federalismo fiscale del 2009, uno dei blocchi forse qualificanti di quella riforma nell'ambito della spinta verso il decentramento era quella di mantenere invece una forte centralizzazione riguardo al problema dei divari infrastrutturali. Uno dei blocchi dimenticati, messi nel cassetto di quella riforma, era la cosiddetta perequazione infrastrutturale. Quella perequazione infrastrutturale doveva fondamentalmente indicare un percorso fortemente centralizzato, e in questo senso vengo dietro a quello che diceva Adriano Giannola, che partiva dalla valutazione delle dotazioni infrastrutturali delle varie aree, fissava degli standard a partire da quelli che sono i livelli di offerta dei servizi a favore dei servizi collettivi, a favore dei cittadini, li traduceva in termini di standard infrastrutturali sulle grandi aree dell'intervento pubblico e poi valutava i gap che dovevano essere poi colmati attraverso adeguati interventi finanziati fondamentalmente da fondi europei e fondi nazionali attraverso un sistema di trasferimenti verticali. Ecco, quelle proposte non hanno avuto seguito, avrebbero ovviamente contribuito ad arricchire quella dotazione di capitale territoriale che in varie parti è messa in luce nel rapporto come un elemento fondamentale per rendere più produttivo l'investimento attraverso i fondi europei, e avrebbe peraltro, qui un tema che mi è caro ma insomma esce un po' dal seminato di questa discussione di oggi, avrebbe anche aiutato a far funzionare meglio il sistema perequativo a livello locale per quanto riguarda la spesa di parte ovviamente corrente, che negli ultimi anni ha avuto forti, diciamo così, rallentamenti, difficoltà di implementazione, complice ovviamente la riduzione delle risorse pubbliche complessive. Quindi avrebbe dato una gamba in più anche alla perequazione a livello di spesa corrente. Io mi fermerei qui. Grazie, grazie tante. Allora, io direi che forse possiamo provare un secondo giro, però con l'impegno di fare delle risposte flash proprio, quindi cambiando un po' il format per poi prevedere le conclusioni dell'IFEL. Riparto da Caponetto con due domande con flash, con risposte altrettanto rapide se possibile. Uno, la questione della condizionalità macroeconomica, non c'è il ministro qui poterlo chiedere, ma ovviamente forse anche l'agenzia a questo punto ci può dare il suo parere, perché poche settimane fa chiaramente il ministro a Bruxelles ha ribadito, no, la posizione italiana contraria alla condizionalità macroeconomica. Quindi qual è la posizione? E l'altro tema, il taglio del cofinanziamento nazionale che è stato fatto per riuscire a rispettare i target, no? Tornando all'esempio che aveva fatto Barca con il piano di azione e coesione. Si possono dare rassicurazioni, diciamo, definitive alle regioni che erano un po' più perplesse, temendo che queste risorse poi fossero parcheggiate per magari essere utilizzate come un bancomat, diciamo, su questioni nazionali e non territoriali? Colgo l'invito a essere telegrafico. Il tema della condizionalità macroeconomica è appunto un tema politico. Al Consiglio degli Affari Generali che si è svolto venerdì scorso a Bruxelles, il ministro del Sud Barbara Lezzi ha espresso appunto la posizione italiana. Io naturalmente non posso aggiungere nulla, ma vorrei fare un attimo un discorso, visto che sono state evocate, sul tema delle condizionalità. Allora, sia per ragioni, diciamo, di competenza professionale e cultura mia, e sia per ragioni di tempo, non entro nel merito della legittimità, utilità, bontà, virtuosità delle condizioni. Devo dire che come incaricato di seguire l'attuazione dei programmi, però me ne preoccupano gli effetti, e quindi ho cercato di avvertire che possono diventare un fattore di grande rallentamento, vera e propria sabbia negli ingranaggi.
perché noi abbiamo il sistema delle condizioni abilitanti che già diciamo, condiziona l'avvio della programmazione, ma che anche possono, è previsto un monitoraggio perché le stesse condizioni abilitanti potrebbero venir meno nel corso del periodo e quindi l'attuale formulazione del testo di compromesso da parte della Presidenza austriaca, sono tutte cose che stanno avvenendo letteralmente in queste ore, prevede sì l'apertura di un contraddittorio, ma prevede anche una sospensione dei rimborsi comunitari che rischia, diciamo adesso da un punto di vista di tecnica giuridica, non c'è un termine entro il quale questo contraddittorio si dovrebbe chiudere. Poi c'è il tema delle raccomandazioni specifiche, su questo invece c'è un punto dei nuovi regolamenti che qui non è stato citato ma che vi espongo rapidamente. Allora, forse nei nuovi regolamenti c'è un dibattito tuttora in corso sul fatto che sia introdotta una sorta di revisione di medio periodo dopo 5 anni. Esiste un'ipotesi più forte che prevede un vero e proprio, diciamo, congelamento di una parte delle risorse, di tutte o una parte delle annualità. Esiste una versione, questa attuale è nel testo della Presidenza austriaca, molto più soft, che prevede, diciamo, una sorta di assessment che avviene dopo i 5 anni. Però il problema è che comunque noi chiamiamo le cose, e qui allora rispondo anche alla seconda domanda, dobbiamo ricordarci, lo dico da persona che ha studiato legge, che soprattutto in un mondo complesso come il nostro, le relazioni fiduciarie oggi sono tutto. Senza fiducia fra le persone e fra i livelli istituzionali, anche la norma più light, più leggera o scritta con i migliori buoni propositi, rischia di diventare un granello o anche un grosso granello di sabbia negli ingranaggi, perché viene interpretata con l'ottica di sfiducia. Il tema della riduzione del cofinanziamento nazionale. Allora, i termini della questione secondo me sono chiarissimi. Il cofinanziamento nazionale sono appunto risorse nazionali. Aggiungo anche che le risorse della coesione di cui stiamo parlando sono risorse nazionali. Sono destinate ai territori, ma sono comunque risorse nazionali, perché sono anche alimentate da tutti i contribuenti e quindi hanno una dimensione appunto nazionale, non sono nei bilanci direttamente del singolo ente. Quindi quelle risorse lì sono, è stato appunto previsto, vengono poi inserite in una sorta di piano complementare dei programmi europei. Io non sono in grado di rispondere alla domanda, ma potrebbero essere tagliate e potrebbero essere ridotte, perché queste sono poi decisioni che spettano al Parlamento, eventualmente al Governo. Io quello che posso dire, rivedendolo in una forma quasi tautologica, è che comunque sono risorse nazionali. Però io ho detto alle autorità di gestione, quando si è trattato di fare questa questione del cofinanziamento, ho detto: noi riteniamo che la riduzione del cofinanziamento nazionale, nella misura in cui consente di ridurre l'N+3, cioè l'obiettivo di spesa, sia utile per quei programmi che sono in difficoltà. Su un piatto della bilancia c'è il rischio di perdere risorse dal bilancio europeo, che però è un rischio che, se non si raggiunge l'N+3, è una perdita certa e definitiva. Dall'altra parte, voi mi dite che non siete sicuri che poi non siano successivamente tagliate, e questo però non è che lo decida Antonio Caponetto, ma non lo decide nemmeno, come dire, il ministro pro tempore, e quindi contano le relazioni fiduciarie. Da questo punto di vista, fatemi dire, anche se il tema sicuramente meriterebbe di essere dibattuto, una mia convinzione personale. E cioè che il sistema dei tagli orizzontali, che è adottato per le esigenze di finanza pubblica ormai da molti anni, è un meccanismo che ha intossicato i rapporti, che vi ricordo ho detto prima, complessi, tra livelli istituzionali. E quindi produce questi fenomeni di
attesa nel capire che è, che naturalmente poi, insomma, a tutto il resto del contesto non fluidificano certamente insomma, la spesa, l'attuazione. E quindi, appunto, nel caso della mid-term review, che è prevista nei regolamenti, ripeto, con un dibattito sulla mordenza di questa regola, io devo dire, l'ho sintetizzata dicendo: se un'autorità di gestione pensa di avere una quota accantonata che dopo 5 anni non è sicuro di poterci contare, semplicemente si ferma un anno prima e riparte un anno dopo. Va bene, grazie, il messaggio è stato recapitato. Nicola De Michelis ha dovuto lasciarci perché aveva un treno da prendere al volo, e a questo punto allora passo ad Adriano Giannola, a quale chiedo una riflessione su un tema che richiederebbe molto tempo, ma ovviamente spero che si riesca a dare un pensiero in breve, che è la richiesta di autonomie avanzata dalla Lombardia, dall'Emilia e dal Veneto, cioè che tipo di riflessi intravede, diciamo, sulla discorso della spesa aggiuntiva e quindi sull'utilizzo poi efficace a cascata dei fondi europei, no? Perché si sta parlando sempre di un processo di autonomia senza l'approvazione dei famosi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, per tornare anche poi a quello che al tema che aveva introdotto il professor Zanardi. Ma, dal punto di vista, una risposta molto rapida, dal punto di vista formale direi che è un tema che non può essere messo all'ordine del giorno, cioè come mettere il carro davanti ai buoi, perché c'è una legislazione di applicazione del 119 che non è neanche stata, per così dire, esaurita o completata. E lì si determinano i fabbisogni standard, i costi standard, i livelli delle prestazioni. Ora, dare l'autonomia, come chiesto il Veneto, entro 5 anni poi prevedere che ci siano i costi standard sulla base delle quali rivedere le risorse, mi sembra una cosa molto strana. In termini poi sostanziali, anche se fosse come dice la Ministra, a saldi invariati, questa autonomia, cioè il finanziamento quindi delle nuove attribuzioni che già di sé comportano grossissimi problemi, l'istruzione, la sanità, eccetera, eccetera, quindi spaccherebbero un sistema di servizi, diciamo, istruzione nazionale o sanitario. Ma anche detto questo, supponendo che dal punto di vista finanziario ci siano saldi invariati, i saldi invariati di oggi corrispondono a un finanziamento dei diritti civili dell'articolo 117 che è molto sperequato, in cui i famosi diritti di cittadinanza non sono rispettati proprio nelle aree più deboli. Quindi da tutti i punti di vista credo che sia un tema prematuro ancora, addirittura per discuterne. Quindi l'articolo 116,3 interpretato nel modo che viene portato come disegno di legge del governo è un'interpretazione fuori dalla Costituzione. E quindi allora il vero obiettivo, se passa, perché qui c'è un contratto e c'è un impegno, e si è detto che c'è un impegno, e allora quell'impegno porterebbe alla, mio avviso, snatura completamente il titolo quinto approvato con tutti i problemi che aveva. E ci avviamo a un sistema di confederati, regioni confederate, con una loro autonomia, sono piccoli stati che poi si confedereranno in un grande stato del nord e quindi, diciamo, per vie diverse si raggiungono obiettivi di 20 anni fa che vengono chiamati in altro modo. Bene, a questo punto farei una piccola variazione, diciamo, alla scaletta, perché chiamo in causa Alberto Zanardi, che è grande esperto di federalismo differenziato. Chiedegli anche un commento su questo tema. Ma
Dunque, questa cosa del federalismo differenziato con Adriano Giannola da tempo discutiamo e diciamo ci scambiamo opinioni sul punto. È veramente una scatola nera, nel senso che può effettivamente dare esiti molto differenziati dal punto di vista del disegno istituzionale e poi dal punto di vista anche dei flussi finanziari. Un punto su cui io francamente non avevo mai ben riflettuto a proposito di federalismo differenziato è questo collegamento con le politiche di coesione. E ieri, pensando un pochino di nuovo a come prepararmi per la discussione di oggi, ho fatto qualche modestissima riflessione. Di nuovo, diciamo, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia chiedono, diciamo così, maggiore autonomia, chiedono più poteri decisionali e anche risorse collegate a queste nuove funzioni che porterebbero appunto nell'alveo, diciamo, del potere regionale sulla base di una serie di motivazioni, la principale delle quali è che loro sono più efficienti. Allora, a parte che ovviamente c'è un problema di verifica di queste maggiori efficienze rispetto alla capacità di fornitura statale, perché è quella con cui ci si sta confrontando, le maggiori efficienze, ritornando diciamo alle categorie che oggi abbiamo evidenziato nella discussione del rapporto, sono fondamentalmente collegate a questo concetto di capitale territoriale. Allora, avremmo, diciamo, in un qualche modo il suggello del fatto che ci sono regioni che vogliono accumulare ancor più capitale, sarebbero in grado di accumulare ancor più probabilmente capitale territoriale, e quindi in quelle regioni, diciamo così, il volano in termini di crescita, in termini di occupazione, di interventi infrastrutturali, di politiche, eccetera, eccetera, avrebbe ovviamente degli effetti molto più elevati. Allora, uno si può domandare se è questo effettivamente quello che un policy maker nazionale vuole, se questo è l'obiettivo delle politiche nazionali. Perché, come abbiamo imparato oggi, il problema dei capitali territoriali è appunto quello di andare a colmare questi gap in modo tale da rendere duraturi gli effetti in termini di crescita e di occupazione. Allora, ripeto, c'è questo tema, diciamo così, delle maggiori efficienze, c'è anche il tema ovviamente se queste presunte o vere maggiori efficienze territoriali possa avere delle ricadute, delle esternalità, direbbero gli economisti, territoriali ampie sull'intero territorio nazionale. E credo che sia una questione molto dibattuta sul fatto se dobbiamo puntare su alcuni cavalli o dobbiamo portare avanti tutta la diligenza. Grazie. Grazie. Gli ultimi due interventi, insomma, sono stati utili per gettare un ponte tra la politica di coesione e l'attualità con il dibattito sulle autonomie. Adesso, prima delle conclusioni dell'IFEL, lascio la parola di nuovo all'ambasciatore, al quale chiederei, tornando al suo intervento precedente, un giudizio un po' più diciamo approfondito sul tema della credibilità. Lei diceva prima che per difendere, no, la nostra posizione sul nuovo quadro finanziario dobbiamo essere credibili, ovviamente. Ma questa credibilità, glielo chiedo da ambasciatore, insomma, vista la sua esperienza internazionale, chiaramente può essere minata, faccio una digressione sull'attualità, anche da, secondo lei, insomma, gli attuali rapporti di forza, gli attuali rapporti di tensione che ci sono tra l'Italia e la Commissione su tutt'altri temi, diciamo, chiaramente a partire dal livello di deficit su cui stiamo duellando. Sì, grazie. La mia risposta è sì. Nel senso che l'ho sostenuto anche in altre circostanze e in altre condizioni. Sbattere i pugni sul tavolo, a mio avviso, non serve. Detto questo, oggi noi abbiamo un problema maggiore, lei l'ha menzionato, che è quello di evitare l'apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo. È inutile nascondersi dietro un dito, l'apertura di una procedura per debito sarebbe una prima assoluta da quando esistono le nuove regole
modificate nel 2011 con l'introduzione del famoso pacchetto six-pack. E francamente, per quello che mi riguarda, una valutazione molto personale, io non credo che valga la pena di sfidare le istituzioni europee per alcuni decimali di deficit. Quindi questo vale, diciamo, su un piano generale. Se noi dovessimo entrare in procedura di infrazione, probabilmente la procedura di infrazione è sostenibile, certamente ci obbligherebbe a un percorso di rientro dal debito eccessivo molto oneroso, ma temo soprattutto l'impatto di un'apertura di infrazione per debito eccessivo sulle valutazioni nei nostri confronti da parte dei mercati e delle agenzie di rating. Questo poi è la vera sfida. Insomma. Però non c'è dubbio che nei confronti delle istituzioni europee e nei confronti, questo mi preme sottolinearlo, dei nostri partners, che non c'è stato un solo Stato membro, un solo che ci abbia sostenuto nella difesa della manovra, perlomeno nella sua versione originaria, così come è stata presentata a Bruxelles, ci metterebbe in grossa difficoltà anche su altri piani e anche su altri livelli. Questo mi sembra sia un dato purtroppo inevitabile. Mi sembra di capire che l'atmosfera sta cambiando, che si sia entrati in una fase di dialogo, di interlocuzione, tutto questo è molto positivo e mi auguro che si riesca a trovare quella che una volta si chiamava la quadra. Credo che da parte della Commissione ci si aspetti un minimo gesto di buona volontà, perché non è interesse neppure della Commissione europea, a sei mesi dalle elezioni europee, aprire una procedura di infrazione nei confronti di un paese come l'Italia. Quindi direi sicuramente questo è un aspetto importante. L'altro aspetto è quello più collegato, visto che qui oggi si parla di politiche regionali e di politiche di coesione, è quello di riuscire a dimostrare a Bruxelles che noi siamo effettivamente capaci di spendere in tempo, nei tempi previsti, e spendere bene, quindi con impatto sui territori, quei fondi che l'Unione Europea ci mette a disposizione. Quindi oggi la credibilità ce la giochiamo su questi due piani. Grazie. Bene, grazie. Allora, in attesa della quadra da trovare con la Commissione Europea su tutti questi temi, diciamo, concludiamo la tavola rotonda e diamo la parola per le conclusioni a Pierciro Galeone, direttore dell'IFEL, che sostituisce appunto il presidente Castelli, che ha avuto un problema all'ultimo minuto. Sì, intanto per prima cosa le scuse del presidente Castelli, che è dovuto rimanere a Ascoli per problemi personali, insomma, non poteva proprio raggiungerci, gli dispiace molto, si scusa. E la seconda cosa che faccio, naturalmente cerco di essere breve, proprio perché sostituendolo vorrei, insomma, cercare di non approfittare della vostra pazienza e attenzione. Però devo assolutamente innanzitutto ringraziare veramente il Senato, l'Ufficio Valutazione di Impatto, per questa occasione che ci ha dato insieme all'AISRE, appunto, di collaborare alla produzione di questo volume, che mi sembra molto è stata una buona occasione di riflessione per noi e credo che sia un contributo significativo. La seconda cosa che vorrei dire, pensando soprattutto, parlando come IFEL, che è una fondazione che lavora per e con i comuni, è che effettivamente le politiche di coesione, il momento particolare che stanno vivendo, il tema dei territori non solo italiani, dei territori europei, è un passaggio molto importante. Credo che le politiche di coesione in questo momento siano veramente un tema sul quale soffermarci. Non è, capisco anche, come aveva detto anche prima appunto De Michelis, il collegamento anche col semestre, perché il momento che sta vivendo adesso l'Europa è un momento in cui il tema della coesione c'entra tanto. Per capirlo, secondo me, mi rendo conto che faccio un passaggio forse troppo all'indietro, però 30 anni fa, in fondo, l'origine dell'assetto di queste politiche di 30 anni fa, 1988, il primo pacchetto Delors. Due anni dopo l'atto unico europeo. In quel pacchetto sostanzialmente c'è anche un ragionamento. L'atto unico dava un'accelerazione alla costruzione del mercato interno, accelerava il venir meno delle barriere attraverso anche un cambiamento nel meccanismo di voto, non c'era più l'unanimità, si andava a una maggioranza qualificata. Quindi si accelera il mercato interno, quindi il polo della libertà economica viene fortemente accelerato. E ci si rende però conto che questa cosa può comportare dei problemi. I problemi sono che il mercato interno univa una parte dell'Europa, il cuore dell'Europa veniva unita
aperta al meccanismo del mercato, ma c'era una parte dell'Europa che rischiava invece di rimanere fuori. E questa divisione nuova dell'Europa non era fra Stati, ma attraversava gli Stati. Quindi c'era una parte degli Stati, le loro regioni più avanzate, riuscivano a trarre vantaggio dal mercato interno, e altri territori rischiavano di rimanere svantaggiati. Quindi quello era un modo insieme, un passaggio critico che univa, ma che rischiava di dividere per altro verso l'Europa. E allora, oltre all'obiettivo della libertà economica, libertà di circolazione, al nuovo mercato, c'è quello della coesione, cioè tenere insieme questa evoluzione dell'Europa. Su questo, vedete, è una politica redistributiva, ma non è stata pensata così, perché è stata pensata in questo modo. Dobbiamo mettere in campo delle politiche che permettano a questi territori progressivamente di entrare nel mercato. Cioè progressivamente di essere capaci di competere anche loro, di far sì che il mercato unico sia un vantaggio per tutti. Quindi l'intervento è un intervento per aumentare, in fondo, quello che abbiamo detto, il capitale territoriale. L'obiettivo è quello che le capacità di questi territori si sviluppino strutturalmente negli anni. E in questo le caratteristiche, da qui derivano anche alcune delle caratteristiche che ci siamo portati dietro. La concentrazione delle risorse e degli obiettivi, che a volte siamo riusciti a realizzare e altre volte abbiamo tradito, ma che è importante, obiettivi chiari e legati a determinati territori. La programmazione lunga, cioè il fatto di avere cicli di programmazione che permettano interventi articolati. L'altro aspetto, quello del partenariato, è vero che c'è il tema, cioè il fatto di mettere in campo una governance multilivello, questo è importante oggi, ma allora era ancora più importante, cioè creare anche nelle regioni, le istituzioni subnazionali, dei soggetti che partecipavano al processo di integrazione. E l'altro ovviamente è l'addizionalità. E l'addizionalità è essenziale. Se il problema è modificare strutturalmente l'economia di quei territori, l'intervento non può che essere un intervento ulteriore rispetto alle politiche regionali che già gli singoli stati fanno. Allora, rispetto a questo, in questo momento, questo tema è fondamentale, perché noi abbiamo oggi una nuova polarizzazione economica in Europa. Viene sottolineato molto la polarizzazione nei redditi, no? Nei livelli di redditi, eccetera, ma non viene sottolineata la polarizzazione fra i territori. Cioè, i processi che abbiamo avuto negli ultimi anni, sia la fase della crescita economica e poi della crisi, quello che hanno comportato una modifica della gerarchia dei territori europei, che non sono solo quelli da noi, chiaro, essendo un'economia dualistica rimane il grande divario, ma sono anche altri, sono quelli fra poli metropolitani e aree interne. E la cosa interessante, questa ormai studiata, è che questa dimensione economica sta avendo anche una ripercussione politica. Cioè l'analisi dei comportamenti politici nei paesi europei, in qualche modo è determinata anche, ma non solo, dalla polarizzazione dei redditi, ma è determinato soprattutto dalla polarizzazione territoriale. Quindi è un passaggio, questo, nel quale grandissima attenzione, io penso, vada posta a questo tema. Nel nostro paese la cosa naturalmente viene vissuta in maniera del tutto particolare. Abbiamo detto l'eterogeneità, qui la differenza paese è fortissima, e quello ha detto il tema dell'addizionalità, no, l'ha detto anche Zanardi, questo è essenziale. Cioè noi siamo un paese che non ha un meccanismo perequativo, non ce l'ha, malfunzionante sulla spesa corrente, malfunzionante. Nel senso che sulla spesa corrente non c'è un intervento dello Stato, questa è una cosa che forse non so se si sappia fuori dal circolo degli specialisti. La perequazione di parte corrente in Italia fra i comuni viene fatta in modo mutualistico fra i comuni. Non c'è nessun intervento dello Stato, nemmeno sulla spesa corrente. E non ha mai non è mai decollata invece la perequazione del fabbisogno infrastrutturale, che era legato proprio a riequilibrare domande e offerte di infrastrutture sui territori, e metterci sopra quel di più che sono le politiche di sviluppo. Quindi noi questo sistema di federalismo fiscale, pur con i suoi limiti, eccetera, non siamo riusciti a costruirlo. Ecco perché oramai le politiche sono essenziali per il nostro funzionamento. La metà della spesa per investimenti del Sud è sulle politiche di coesione. Attenzione, noi abbiamo due ordinamenti, non è così tecnicamente, però guardate, attenzione, per la spesa in investimenti noi abbiamo due ordinamenti in Italia. Uno per il centro-nord e uno per il sud. Cioè, la spesa per investimenti segue delle regole per il centro-nord, dal punto di vista quantitativo, e delle regole diverse per il sud. Questo è un altro tema dal quale, cioè,
quindi diciamo, il venir meno, una flessione delle politiche di coesione per i territori italiani sarebbe drammatico. L'altro aspetto è quello che volevo, l'altro aspetto per cui conta tanto il sistema paese è anche quello appunto della velocità, lo diceva anche il direttore Caponetto, è così, insomma, effettivamente molte delle difficoltà che abbiamo non sono difficoltà legate alla regolazione delle politiche di coesione, sono dovute alla regolazione nazionale di alcuni processi. Noi in questo momento viviamo un momento molto complesso anche a livello di comuni, non riusciamo a far ripartire la spesa per investimenti. Nonostante siano venuti meno una serie di vincoli, quindi di regole legate al coordinamento della finanza pubblica all'ascito del coordinamento, del consolidamento fiscale, non riusciamo a farli ripartire. E non riusciamo a farli ripartire per tanti motivi, non ce n'è solo uno. Un primo è la nostra debolezza dal punto di vista della programmazione. Cioè la programmazione dei fondi nazionali è una programmazione frammentata, poco credibile. Voi immaginate di vedere un comune che deve mettere sul suo piano triennale degli investimenti, avendo a che fare con una parte di risorse proprie che deve combinare con le risorse comunitarie, ed è un problema, ma soprattutto deve combinare con i trasferimenti nazionali, che sono in qualche modo come se, itineranti, legati a meccanismi competitivi come quelli dei bandi. Cioè sono una serie di disincentivi alla programmazione e alla spesa. Non riusciamo a farla ripartire, questo rendiamoci conto. La crisi ci lascia un'eredità pesantissima ed è un'eredità di regole che sono state tutte, regole convergenti nel non spendere. Solamente un ingenuo si stupisce com'è che oggi sia così difficile ripartire, ma noi abbiamo avuto anni di regole su tutto, sul personale, su tagli di un certo, come dire, proprio sugli appalti, sull'anticorruzione, tutto quanto convergeva verso un freno alla spesa. È ovvio che ripartire è difficile. L'ultima cosa con la quale poi chiudo, però forse è la cosa più importante, prepariamoci al ciclo nuovo. Veramente, cerchiamo di questo, veramente lo dico anche come IFE, come mondo dei comuni, una disponibilità a cercare una volta tanto, voglio dire, perché non prepararsi per tempo e riuscire a partire in tempo dal punto di vista sia dell'attività di programmazione ma anche della strumentazione, cioè non essere sempre lì a rincorrere. Lo dico per noi perché i comuni dopo le imprese sono i principali beneficiari di questa politica, quindi siamo interessatissimi anche ad aiutarla e anche ad aiutare i comuni a mettersi, perché non è che poi siano, cioè anche loro a mettersi nelle condizioni di avere prestazioni buone, di spendere velocemente e di spendere bene. Grazie. Grazie. Beh, allora io ringrazio tutti gli intervenuti e gli oratori e colgo l'occasione del compito che ci ha assegnato il professor Giannola a approfondire i temi del dualismo. Aggiungo infine che viene data proiezione di uno dei video che l'Ufficio Valutazione Impatto realizza, in caso di specie quello su questo dossier. Grazie a tutti.